Buonasera, buonasera ciao Giulia, ciao chat, e grazie per essere qui stasera. Vi abbiamo fatto penare, sono due settimane che vi manchiamo, vero Giulia? Sì. Saranno tristi. Ma adesso felici, però esatto <ride> al massimo prima al massimo prima, eh. adesso nessuna eh. tristezza è più giustificata. Eh. Assolutamente sì. Assolutamente sì, comunque scusa, sono sparita nel dietro le quinte che Giulia mi ha scritto giustamente. Eh, io ci sono. Se <ride> vogliamo entrare, io sono tipo l'ho lasciato due minuti senza risposta. Ma Perché stavo postando la classica Stories, tipo siamo live, entrate? Così e, e Instagram, parlavamo di, di software pagati e Instagram, non, cioè schiacciavo il pulsantino per far partire la rotellina della registrazione e non partiva. Stavo per scaraventare il telefono contro il muro, poi alla fine <ride> stai ripreso, stai ripreso. Ma sai che lo sentivo nell'aria il problema tecnico? Vedi? O quello o uno square house, che può essere un problema tecnico, <ride> lo square house? Esatto, dipende a quale software, capito? Esatto. Lo square house è un, è un software. l'hardware. forse è più l'hardware interiore, esatto, viscerale, <ride> direi un hardware viscerale. Esatto. E e software e invece fortunatamente no, era un problema software lo square Austria aveva instagram però adesso sì, l'abbiamo no. l'abbiamo recuperato l'abbiamo recuperato tv guys next door grazie della super chat la più bella live di youtube italia quante ha per queste live le più belle grazie grazie tu ci onori ci omaggi esageri ma noi complimenti ce li prendiamo sì. abbraccia aperte facciamo sì. solo le finte modeste ci piacciono i complimenti, perciò fateceli pure, grazie. Un'iniezione di autostima ogni tanto non fa male, dai, diciamo. Assolutamente, Comunque, siamo tornate eh? e uh, siamo qui per... Uh, restare. Così. Assolutamente, sì, speriamo. Addio piacendo, come si dice, addio piacendo, siamo qui per restare. E vediamo un po' come va, come va questa serata in cui siamo qui per restare. Ehm, ah, perché stasera chiacchieriamo, ci facciamo un, po', facciamo un po' diciamo in queste due settimane che siamo mancate, ci facciamo un po' quasi un sunto della situazione, perché sono successe tante cose in queste settimane nel mondo del cinema e delle serie tv, più del cinema oserei dire. So, hanno fatto tanti annunci mh, abbastanza spaventevoli per certi versi, ma ne chiacchiereremo insieme questa sera. Remake, prequel, trequel, sequel, eccetera, um, e poi l'appena uscito pochi giorni fa trailer del secondo capitolo di Joker che è un musical, non è musical, si capisce, non si capisce, insomma, questa sera secondo me spunti di riflessione sull'andazzo uh, cinematografico, sui gusti delle persone, sulle preoccupazioni delle major per cosa può piacere e cosa non può piacere. Gli scivoloni, i passi falsi e chissà, magari, magari qualche successo che per ora pensiamo essere un po' inaspettato. Ecco, e quindi questo è un po' il menu della serata. Massimiliano, grazie, grazie, grazie mille della tua super chat. E buonasera e benvenuto qui, che gioia rivedervi, ci dici, con addirittura le emoji con gli occhioni lacrimoni, almeno voi come gioia di vita, visto che mi sono, no, che mi sono lasciato da poco, da poco lasciato, voi non lasciateci mai, please, cuore, aspetta, faccio i cuori per te, eccoli. Per te Massimiliano. Mi io spioca. continuo a soffrire per questa ingiustizia che io non ho. Il Guarda, se io faccio il cuore scorregge, quindi è meglio se non no. ci provo neanche. Quindi sì. Cuori sonori, diciamo. Dai. Cuo cuori sonori, proprio, sonori. sì. sì, 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 sì. Vabbè, se prendi sue... il cuore e lo giri sì, nell'altro modo... Sì. Ma è quello, infatti. Sì. È l'altro sì. lato della clessidra, santo cielo. Ci sì. Sì. Ciao no. Massimiliano. Ciao Massimiliano, noi ti mandiamo tanti cuori e anche se in questo momento hai il cuore spezzato, quindi magari ti possiamo aiutare a rappezzarlo con questi piccoli cuoricini. Noi non vi lasceremo, non vi lasceremo mai, cioè al massimo così facciamo una pausetta del de un paio di de live, però non vi lasceremo mai, siamo qui. <ride> vi assicuriamo. Saremo il sequestro di persona peggiore della storia dell'audiovisivo. Cosa che abbiamo già fatto, eh, l'abbiamo già sequestrato svariate volte. Devo che dire. poi noi, che disonestà intellettuale, che critichiamo tanto James Cameron, che poi noi siamo molto peggio di lui da anni. Lui esatto. fa un film di 12 anni, noi invece tutte le settimane qua a sequestrarli male, cioè galera subito. Eh. Esatto, il famoso ogni settimana. <ride> Sempre così, sempre così, veramente sì. Abbiamo fatto dei bei sequestroni. Siamo mai arrivati a quattro ore? No, forse quattro ore no, però ci siamo andate vicine. Forse in qualche occasione potrebbe mm. allora abbiamo fatto sicuramente delle live da tre ore e mezza. E forse è successo, magari che siamo arrivate anche tre ore e trentacinque. Ma quattro ore no, minchia, cioè, 4 no, ore. No, no. cioè... No, veramente, cioè qua. Qua non siamo sul canale Viola, quindi non, esatto. uh, cioè anche YouTube penso che ci eh, ehm, espellerebbe a un certo punto, perché insomma <ride> ci vado uno e... strike. <ride> Hai capito? Per sequestro di persona appunto, sempre Assemble. quello. Eh. No, ma Fabi, ma pure tu, mi sei tra le lacrime dopo aver rotto col boyfriend, ma che succede? Ma l'arrivo della primavera primavera insomma pare estate però l'arrivo della primavera dovrebbe essere no ehm, il tripudio dell'amore no di solito non è la primavera non porta a... A per gemma per tutti per gli ce... altri è il tripudio <ride> dei pollini e basta no, ma infatti qua qua veramente raga chat ma sei, sei tutta tutta mollata sei tutta lasciata sei, sei tutta un po gemma questa sera ma non è ecco, per forza un male eh ma infatti, però loro in particolare sono tra le lacrime in questo momento, però chissà Bello. se il tempo poi, poi vi dirà che in fondo quelle lacrime le avete gettate anche, anche così, diciamo, era anche troppo, era fin troppo, insomma. Mari, buonasera, grazie mille super, della super chat, te sei lasciata pure te, non lo so, no, vi adoro ragazze, ma ho bisogno di un vostro commento sul trailer di Bridgerton. Giuda, tu l'hai visto? No, però possiamo guardarlo, cioè non in live, perché sennò Netflix uh, fa... Secondo me Netflix ce lo fa guardare. Quella è che è, è Joker, che non possiamo guardare insieme perché Warner... Ma, ma Warner è... Cioè, eh, è Warner un ci straga mentre, sì, ci mentre siamo live. Però forse Netflix... Uh... Senti, allora possiamo guardarlo live. E poi, Però, nel caso, se state vedendo questa live indifferita, potreste vedere qua un, glup, un taglio, esatto. così eventualmente sapete che abbiamo visto il trailer e ve lo potete guardare separatamente. Allora, come ve lo faccio vedere? Allora, qui ho YouTube aperto: trailer Bridgerton 3, giusto? Siamo arrivati 3? Yes, yes. Trailer ufficiale, eccolo qua. Allora, intanto facciamo: presenta. Condividi schermo e nel frattempo, finestra, mentre sì. tu fai tutte le procedure, io mm -hmm. dico Penelope nel cuore, ma Colin mi sta sul, sul cuore girato, cioè proprio sul culo. A me. Guarda, non mi convinceranno mai a farmi stare simpatico. Colin. Se ci riescono, cioè It's Oscar, a Miracle, it's a miracle. <ride> cioè. Colin cioè, proprio zero, eh. mi sta proprio sulle palle potentemente e sarà difficile farmi cambiare idea. Accidenti, Giulia oggi non perdona. Giulia no. non perdona, non perdona. No, Mai. Ok, allora, l'avete chiesto, l'avete voluto, e noi non l'abbiamo visto, quindi ce lo vediamo insieme, vediamo il trailer di Gringerton. No, Gringerton. Vado, eh? Vado in Bye. Si sente un sì. sì. Non si sente? Come no? Io lo sento. Questa è la solita cosa. Che quando lo sento io, non lo sentite voi. Quando lo sentite voi, non lo sento io. Voi lo Perché sentite? Non si sente. Chat. Tu lo senti? Voi lo sentite? Com'è possibile questa cosa? Non comprendo. Come faccio a fissare questa cosa? Allora aspetta, posso provare a condividerlo io? Prova a condividerlo tu. Vediamo. Non si sente, vedi? No, non lo sentono. Mm. Ok, allora lo rimuovo io, vediamo se Giulia riesce invece a fare il Miracle. Vediamo. Eh. Se no, io provo intanto a farlo nostro, diciamo. Mm. Ah, e, certo. eh, Beh, allora fa fallo tuo. Lo faccio mio, così poi io non lo sento però voi... <ride> <ride> no, no, allora aspetta, vediamo così, vediamo. Prova così. tu, Prova tu. Io intanto provo a farlo mio. E nel allora. caso io me lo vedo eh, in contemporanea su YouTube mentre voi lo guardate, guardate quello che ho fatto mio. Diciamo. Non so ah, se tu? è un, po un gioco alla Nolan, diciamo, questa spiegazione, però. Molto, molto. Sì, è vero. E prova a condividerlo, che, yeah. eh, che ti ho messo la schermata. Yes. No, scusate, questa è la mia. Lo sto, <ride> mentre lo stavo facendo mio. E dove sta la tua? Ah, eccola. Ecco. Allora, vediamo, facciamo la prova. Va io sento, senti? Io no, non lo sento, lo, lo sento dai, io. Lo, senti? voi lo sento? voi lo sentite? Ah, te lo senti? <ride> te lo senti? Lo percepisci nell'aria? Ok, ok, sì sì sì, 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 vai, vai, allora, okay. gustiamocelo, gustiamocelo. <ride> vabbia, ogni volta è un parto qua, ragazzi, sì, per vabbia. qualunque cosa. Dai, metto anche i sottotitoli. Così, <ride> così Dai. perché siamo proprio privilegiati. Addirittura il sottotitolo. Esatto, esatto. Dai. Cari gentili lettori, siamo rimasti lontani davvero troppo a lungo. Eh già. Finito! La una società una di Londra ha fatto ritorno. È impressione che il nostro bel mondo stia cavalcando l'onda del cambiamento e con essa la vostra affezionata autrice. Io devo andarmene da quella casa. Devo prendere marito. Milady ha già un corteggiatore in mente? Nostro fratello. Corri! Mm. Fratello, quale sole straniero dobbiamo ringraziare per quell'aspetto mm. così vigoroso? Che gioia vederti. Davvero? C'è qualche problema? Tutti i Bridgerton sembrano nati per attirare l'attenzione. Per alcune di noi resta un più desiderio. Se un marito ha quello che desideri, io ti posso aiutare. Siamo amici, no? Colimi mi stai subito. Che cazzo. Prima di tutto valuterò le tue competenze di base. Che gioia incontrarvi tutti. Che meravigliosa temperatura oggi. Ti capirei se mi considerassi una causa persa. Non devi dire certe cose. Tu sei Penelope Fedrington, non dimenticarlo. Non avrà messo gli occhi su di te, voglio sperare. No. Io le ho solo offerto il mio aiuto. Mi sembra sperare. opportuno. Ma lui lo sa? Ma... E ma... lei? Almeno lo Quel l l sa Quello che l'autrice sa per certo è che i diamanti non sono le uniche gemme a risplendere. figa! Ho oh, so sentito Dragon comunque, la scena dell'abito verde So che è intenzionato a prendere moglie quest'anno Siete particolarmente bella questa sera è vero Sei stata molto brava Penelope. cosa potresti volere di più? Ma hai sempre detto che il primo fondamento di un grande amore è l'amicizia È davvero raro, devi semplicemente seguire il tuo cuore il è la forza no, primaria no, che niente, ci guida lungo i nostri sentieri Penelope. Sono le nostre menti o i nostri cuori? Getem. No, non glielo dice. Prima parte 16 maggio, seconda parte 13 giugno. Attenzione! Vabbè, qua okay. Tanta roba, comunque, è sempre bello. Sempre bello, allora aspetta un secondo, uh, chimico, grandissimo, grazie mille della super chat, buonasera ragazze, bentornate, mancavate troppo, sei un tesoro, ma nel frattempo devo recuperare anche Mauro, Mauro, grazie mille anche a te della super chat, hola, hola a te Giulia, come vanno questi 25 anni da nove giorni? <ride> Guarda, ecco perché nove giorni fa ho cominciato a sentirmi più stanca, saranno proprio questi 25 anni, sì. Comunque. S sì, api. Ah, ma quante api abbiamo visto in questo trailer? Ci sono state almeno due api. Almeno due. Cioè, ci prendono in giro? Zero api nella stagione precedente, capito? Dove dovevano fare la ciucciata di api, <ride> E invece qui addirittura due ne abbiamo viste. Ci prendono in giro? Mi sembra evidente. Obvious. bene Che ne pensi di questo trailer? Chat, voi che ne pensate di questo trailer? A me è piaciuto. Mi è piaciuto, Colin mi sta sul cazzo anche se c'ha il super fisico, continua a stare, cioè non è che basta avere un pettorale, pe meglio due pettorali perché uno è un po' problematico, esatto, eh, non è che basta avere due pettorali per diventare simpatico. Eh. Giusto, e poi sinceramente abbiamo visto pettorali migliori in fondo, in questa Bridgerton, cioè Colin dai su, cioè non, non mi convinci neanche col pettorale. Quindi... È il resto che non soddisfa. Il resto, conosco. sì, sì, è vero. Eh, guarda, secondo me la grande sfida sarà farci stare simpatico. Colin durante questa, questa stagione, non so davvero cosa si dovranno inventare per farlo. Brava, esattamente, perché Penelope già la amiamo, la conosciamo stra bene, insomma, tu conosciamo tutto di Penelope, sappiamo tutto e, e ci sta simpatica tantissimo sin dalla prima sì. stagione, un po' perché voglio una rivalsa di Penelope, tra l'altro, io totale, anch'io, eh, visto poi anche quello che è successo dal punto di vista dell'amicizia, Eloise, veramente super stronza, veramente super stronza. Guarda, oh. guarda, ma guarda, sì. ti giuro, io sono rimasta delusissima dal comportamento di Eloise nell'ultima stagione e ti dirò a me era molto simpatica all'inizio come personaggio ma dopo che ha fatto quella sparata contro Penelope io sono andata direttamente dal, dal lato della barricata di Penelope sono dalla sua parte al 100% e non mi è piaciuto per niente quello che ha fatto Luis e tra l'altro ho visto che stronza pure in questo trailer sì. cioè non è che ha messo gli occhi addosso a te che ha fatto al fratello eh cioè, ma pure che fosse, cioè, anche meno. cioè, stata calma. Santicielo. Dovrebbe essere solo fortunato, Colin. Perché, ma infatti, cioè... ma speraci, ma speraci che Penelope ti ha messo gli occhi addosso a tuo fratello. Che sennò, ma che sopia, Colin. Ma che sopia. Penelope è intelligente, è bella, è, è in gamba, è all'occhio fino, riesce a scrivere tutte quelle cose assurde. È diventata famosa senza metterci neanche la faccia, pensa. Quindi, nel senso, quando. Ma... Ma gli va pure bene a Colin se eh. Penelope lo guarda. Anzi, anzi, anzi cioè, non se la anzi. merita. Te lo dico già adesso: non se la merita ora come Penelope, però vedremo. Vedremo, infatti, perché dovranno trovare il modo di, di farcelo diventare simpatico. Perché, sinceramente, mm. io già tipo per quello nuovo, anche se non so manco chi è praticamente il biondino là. Per, a prescindere, devo andare contro Colin, eh? capito? Capisco, capisco bene, vedremo, vedremo assolutamente. Anna, cioè anche Anthony era un macigno nella prima stagione, soprattutto assolutamente. Però allora era, era una palla, però non era cioè era odiosetto ma non antipatico come Colin, che comunque resta odiosetto anche nella seconda stagione, Anthony Bridgerton, perché proprio lui è un po' odiosetto, gnè gnè. ma Colin per me Colin resta uno stronzo. Con quanto, con quanto disprezzo proprio sono strutta sì sì Colin proprio sì Sì, Anthony al, cioè, nel, al, alla fine insomma nella prima stagione mi sa piuttosto antipatico devo essere sincera nella seconda stagione comunque è vero è rimasto a uh, odiosetto come dici tu perché è proprio il suo carattere diciamo però comunque sai il fatto che si apre per certe cose lo, lo comprendi un po' di più quindi... esatto capisci sì. perché è così col Colin sì. Eh, proprio, cioè, lo capisci. Sì, Però sì. Colin non ce l'ha il discorso della responsabilità del capo famiglia, eccetera, eccetera. Lui non ce l'ha una motivazione che per essere scusa. una merda. Esatto, che scusa, per essere così odioso. Perciò in bocca al lupo a farcelo stare simpatico, perché, perché cioè, da quello che si vede dal trailer, vabbè, lui l'abbiamo sempre visto che ha sempre snobbato Penelope in una maniera veramente spiacevole, sinceramente adesso continua a farlo, perché mi pare evidente che la vede come un'amica, la vede come un'amica, um, però a, a un certo punto c'è questo scambio di inquadrature in cui vediamo Penelope col biondo, col conte biondo, non so se conte, barone, lord, chi altro, vabbè conte biondo lo chiamiamo per ora, e, um, e lui, è, poi c'è un'inquadratura su, su Colin che sembra, improvvisamente per la prima volta provare la fitta della gelosia vedremo come è sviluppato però già nel senso non, non sarebbe manco amore diciamo perché che fai eh. te gelosisci soltanto quando lei comincia a stare con altro allora quello lì è più una eh. cosa di possedimento diciamo di possesso del fatto che lei è mica tua cule e camicia simpatichello e poi quando te la tolgono c'è to cioè questa diciamo questo riflesso di uh, lucentezza che lei ti rimanda indietro perché tu ti vedi attraverso gli occhi di lei se vedi che lei comincia a guardare così qualcun altro la ti infastidisci no sei eh. un bel personaggio e eh no perché devi essere il centro del mondo di penelope se non sei più il centro del mondo di penelope allora non va più bene a ah, merda <ride> e, neanche lo e neanche la ricambi capito quindi Tra devo dire che Devo dire che Colin, se non farà un glow up eh, non estetico, ma più che altro caratteriale di personalità in questa terza stagione, non so se arriverà un momento in cui ti farò per lui. Ecco. Sarà Quindi difficile. Questo. Questa è la stagione più difficile, secondo me, per noi pubblico, intendo. Sì, sì penso, penso anch'io. Giustamente Luca dice, le insite della Frenzone sottotitolo di questa stagione. Preciso. A soggetto, a, a soggetto. Esatto, esatto. Perché almeno sai cosa? Anthony ci aveva dalla sua, che almeno del, per il mio gusto è uno dei più belli, dei fratelli Bridgerton. Uh, devo dire che, che lui tanta roba ha. Invece Colin non... Um, non, not my cup of tea, e quindi dovrà davvero conquistarmi particolarmente per farlo uno star simpatico. Sì, ma comunque. Allora. Guarda, un mese e vedremo se almeno nella prima parte riusciranno a convincerci. Vero, ah giusto, vero, perché appunto abbiamo parte 1 e parte 2, quindi ci fanno anche aspettare un mese tra una una parte e un'altra che poi che faranno 4 e 4, 4 e 5, quante saranno le puntate? Sarà 4 e sì? 4, vedrai. Eh sì, può darsi, infatti. Eh, um, mm, ma dai, chimico, ci sorprendi. Per questo è so il mio preferito dei fratelli. Sono strano ma so gusti. Ma te sta pure simpatico oppure perché dici è, è, è fiolo nel senso è, è di, di tuo gusto è fiolo Così sono curiosa. Massimiliano, you're back yeah. con un'altra super super chat. Grazie, tesoro. Volevo chiedere se state vedendo X-Men 97, serie assurda in momenti traumatici alla WandaVision episodio 5. Per chissà, il più gossip attorno in più gossip. Il... Eh, oh. cioè, faccio in più il gossip attorno al creatore. Guarda, questa è materia di Giulia. Io ti dico la verità, non la sto seguendo. Allora, io sono arrivata all'episodio 3. E, sì. Grazie, sei che ne sono usciti? Non lo so E' è interessante, molto interessante Sembra che poi la bomba esploda in un episodio diviso a metà che sono 4 e 5 e, Io non l'ho ancora visti e, Però molto interessante, indubbiamente Io in questo periodo sto guardando due serie, ovvero Ripley con ah. Andrew Scott che fa insomma Tom Ripley, quello del talento di Mr. Ripley è ah, un beh, noir consigli. allora a me sta piacendo molto è molto 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 lenta oh. ed è una serie di dettagli, di tensioni psicologiche ehm, create piano piano è un thriller psicologico sì è il talento di Mr. Ripley perché appunto è dal film di eh, con Matt Damon e, e Jude Law ehm i, prima di tutto il romanzo di Patricia Highsmith però il fatto è che è proprio un noir: è in bianco e nero con un bianco e nero proprio fotonico di quelli, ar cioè arte proprio. Quel bianco e nero è molto molto interessante. Io ho visto i primi due episodi, mi sta piacendo molto, però è molto molto lenta. Quindi se uno non ci vuole di una roba tanto lenta, non so se è per lui eh, o per lei o per eh, insomma loro. E poi sto guardando su Apple TV Plus, una delle mie nuove serie preferite, che si intitola, um, in italiano è Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin. In inglese, invece, The Completely Made Up Adventures of Dick Turpin. È praticamente questo brigante del 1700 inglese, che. Um, è... Fa un sacco di stronzate ed è una comedy britannica assurda che fa molto molto ridere. E mi sta piacendo davvero davvero tanto. Sì. Ah, questa non l'avevo, l'ho missata completamente, non l'avevo intercettata, però sembra molto carina. È molto bella. Invece, eh, Replay l'avevo visto, sì, l'avevo visto passare. Netflix me l'ha anche ricordato con un'adorabile notifica perché gliel'ho chiesto io. E, però ancora non l'ho iniziata la volevo vedere proprio perché c'era Andrew Scott che mi piace molto, insomma è molto bravo quindi ero curiosa di rivedere la storia di Ripley eh, reinterpretata da lui, quindi penso comunque che la, la inizierò anche se, se è lenta, diciamo, a me non dispiacciono comunque le cose lente e lo so che state per dirmi ma come un film è lungo non ti piace, no il ritmo è una cosa, la durata è un'altra va veramente. bene esatto, esatto e, e uh, invece ho dato la priorità al momento però a uh, fallout su Prime Video. Perché io comunque ho videogiocato Fallout a onore del, del Vero? L'ho iniziato, sono arrivata fino a un certo punto, non l'ho ancora mai finito, um, non per nessun motivo in particolare, semplicemente poi è stato un periodo in cui ho interrotto di videogiocare ah, e, poi sì. e poi quando ho ripreso si, si sono messi in mezzo altre cose che boh, insomma vabbè, mi sono persa il filo in un certo senso, però ogni tanto lo dovrei riprendere. Ecco. e quindi ero comunque molto curiosa di, di vedere la serie. L'ho iniziata, ho visto i primi due episodi e mezzo eh, l'ho iniziata ieri sera e poi mi sono abbioccata, perché devo dire che il fallout e quantomeno i primi episodi in quanto a durata sono notevoli un po' come gli episodi extra di Stranger Things beh oddio, forse quelli erano ancora più lunghi però tipo il primo episodio di fallout dura un'ora e un quarto cioè quasi un film quasi un film a sé stante quindi eh, il secondo dura un'ora e Quattro minuti, una cosa del genere, poi dal terzo diventano 57 e spero che vadano sempre più a scalare, perché insomma, cioè, no, non mi sono annoiata. Eh, ti dico la verità: non, 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 è, non annoia, ecco. Uh, perché succedono molte cose e segui la storia fino adesso di tre personaggi diversi, quindi comunque sì, principali, poi ci sono anche altri personaggi, però um, che ruotano attorno ai protagonisti. Però ecco, sicuramente diciamo non, non ti annoia in quel senso. E poi, comunque, da persona che ha un po' di familiarità col videogioco è sempre molto divertente vedere come hanno adattato uh, tanti aspetti, anche, per esempio, mh, Fallout a un world building. Ehm, abbastanza in interessante, abbastanza complesso, da ehm, a, diciamo, per ricreare le scenografie c'è cioè devi avere budget, mettiamola così, certo, e sì. mh, stessa cosa per, per quanto riguarda tutti i props, eh, e comunque c'è molta CGI, eccetera. E quindi ero estremamente curiosa. Per il momento devo dire che non mi sta, non mi sta affatto deludendo. Ehm, I personaggi sono, sono curiosi, sono veramente intriganti, anche perché poi. Diciamo che non è tipo The Last of Us, che è, era già quasi una serie anche il videogioco è una serie, cioè una narrazione strutturata di per certo. sé, che non è che vai a creare dei personaggi da zero nello stesso world building, vai a riprendere gli stessi personaggi perché sono già di loro molto molto interessanti. Um, però, in realtà invece, in fallout è un po' diverso, non c'è questa storia così tanto forte e quindi loro hanno fatto bene, secondo me, hanno creato. Hanno ideato tre personaggi immaginari, diciamo che non esistono nel videogioco, però diciamo che fanno parte di quel world building là, quindi assolutamente. Sono coerenti. Vabbè, sono coerenti e va assolutamente bene così, e, e, e quindi e, sono anche scritti, almeno finora, poi finirò di vedere gli archi narrativi di questi personaggi, finora sono scritti in maniera molto carina. Um, vanno a ribaltare dei cliché, insomma, sono, sono molto carini, anche se quello a cui mi sono affezionata di più è il più inaspettato, diciamo, per chi conosce un po' la lore di, di Fallout, um, però ecco, non, uh, non voglio aggiungere altro, non voglio fare troppi spoiler, è molto carina, ha ah, una cosa, ha un taglio eh, abbastanza The boys quindi ha un taglio abbastanza gore per mm -hmm. quanto riguarda la violenza esplicita um, ed è anche spiritosa, divertente, cioè un, un, po', un po' black humor. Quindi un po' come The Boys volendo. Devo capire ancora se ci sta dietro tutta una satira critica sociale eccetera come c'è in The Boys, come The Boys ha l'ambizione di fare, potenzialmente potrebbe farlo anche Fallout eh, però ancora non so se ci metteranno questa... Proprio presto per Esatto, dicolo. questa lettura, okay. quindi piano piano andrò avanti e vedrò. Comunque per il momento è molto carino ed è veramente molto appagante, lo dico per chi ha giocato a videogioco, vedere eh, la ricostruzione dei props e del, del world building di Fallout perché eh, mentre in... Mh, Uh, mentre in The Last of Us è comunque notevole, importante, perché comunque... Però è più facile, sì. Sì. perché è più realistico, esatto. quindi sì. Esatto, è più facile in un certo senso sì, sì, perché... perché... È, il nostro, è come se fosse il nostro mondo, um, anzi, quello, l'America in realtà, perché poi loro rappresentano l'America, um, come se appunto fosse stato abbandonato a sé, e, eccetera. Invece Fallout è estremamente distopico, è un mondo fra il nostro mondo fra 200 anni, ma già parte da un nostro mondo che... Che è già alterato perché okay. è un nostro mondo mm, che è come si dice quando è retrofuturista. Quindi sono nel futuro, ma hanno degli eh, elementi anni 50, tipo vecchi mm -hmm. televisori, e, capito? La tecnologia è degli anni 50, quindi c'è questo gusto retrofuturista e poi addirittura fanno un time skip, tipo di 200 anni così e, mm, e quindi sei in un mondo eh, ancora più distopico, sì, perciò... distopico con una tecnologia, però vintage sì, sì, esatto. Okay. E quando fanno il time skip, ancora di più, anche quella tecnologia ormai è. Um è distrutta, ci, ci sono i rimasugli diciamo di un, di un mondo che stanno cercando di ricostruire quindi è sicuramente più impegnativo poi Fallout ha tutti quanti ehm, i suoi prodotti originali, cioè che ne so il cibo che, in, che esiste solo in Fallout, le bibite che esistono solo in Fallout, capito? Ci cioè, hanno creato proprio tutta una sorta di merchandising che esiste solo in quell'universo lì e quindi è divertente diciamo è, è sfizioso da rivedere tutti questi props fatti dal vivo ecco quindi è, è molto carino ma ho no, parlato stasera di tutto di quello che ho detto vabbè ho scusa fatto. in realtà Joker The Musical troppi sequel e reboot eh, Bridgerton 3 è un sequel sì. poi gli altri no però eh vabbè no. Ma è colpa tua, cioè, è colpa vostra? Ci avete stuzzicato con Bridgerton e lì siamo, siamo partite un po' per la tangente. E poi ci avete chiesto di eh, x 97. E quindi Giulia, giustamente, ha fatto un excursus molto interessante. Cioè, vi abbiamo dato anche qualche pirlina di quello che potete guardare cioè, in questa settimana, qualche consiglio. dovreste diciamo, qualche... ringraziarci, altro che ah, altro che, altro eh. che. ma um, no, io sono curiosa di una cosa. Sempre. In topic, nel senso che parliamo sempre di serie e film, ma off topic rispetto a quello che c'è scritto nel titolo. Però sono curiosa di chiederti questa cosa, Giulia, perché mi è venuta in mente adesso, a proposito di serie Netflix. Ma tu alla fine Super Sex l'hai visto? Quella sì. Con, sur... E com'è? Ti è piaciuta? Cioè, anche io l'ho vista, però volevo sapere se ti era piaciuta. <ride> allora, ehm, l'ho trovata molto interessante. Non è il tipo di prodotto che ti aspetti su Rocco Siffredi. Cioè uno si aspetta una, una cosa diversa, non si aspetta okay. quella che poi è super sex. Allora, io l'ho definita eh, nel mio cervello, mi pare di averlo detto anche nel video, sì, comunque, eh, un misto tra una fiction della televisione italiana e un prodotto d'autore. Mm -hmm. È un misto tra questi due opposti, no? E, eppure riesce a trovare una sua quadra. E io l'ho trovata interessante comunque come prodotto, mi ha molto intrattenuto e mi ha tenuto eh, acchiappata fino alla fine. Ci sono delle robe che dici, eh, però è, è interessante, è, inter è molto grottesca. però l'ho trovata interessante. E in certi momenti anche, cioè, tipo il primo episodio mi è piaciuto tanto sull'infanzia di Rocco, eccetera. Così e, è curiosa, è una serie curiosa. Curiosa, sì, devo dire che effettivamente anche io ho avuto questa sensazione, di, mi aspettavo una cosa diversa, perché a parte a livello di tematiche, io speravo, però vabbè, questo era una mia, un mio desiderio di vedere questo nella serie, quindi non la rende più meno bella, però io speravo che loro sarebbero entrati un po' più nelle dinamiche del porno. Um, e di tutte quelle cose che magari il pubblico eh, non conosce del mondo del dietro le quinte, in un certo senso. Quindi i pro e i contro eh, di quel mondo lì. Lo hanno fatto meno di quanto mi sarebbe interessato vederlo. Sì, sì. sì. Mm, che voglio dire, se fai una serie sul rock, ce l'hai quello spunto lì per poter esplorare anche le dinamiche dietro e si sono concentrati ci sta anche che si siano concentrati molto sulla sua storia anche se so um, perché l'ho letto io non, non conosco la, la lore di Sifredi in realtà però diciamo che ho letto che è stata è particolarmente romanzata la, la storia della sua vita sono intervenuti parecchio diciamo non allora so sono intervenuti molto per quanto riguarda il personaggio di giannini perché okay. lui aveva un fratello che eh, lavorava in un ristorante a Parigi e, ed è andato poi ad aiutarlo in questo ristorante in cui il fratello lavorava. E, però non, non era un personaggio così il fratello. Mm. Mm. Ok. Il problematico, esatto, intendi, esatto, esattamente. Okay, okay. E anche la moglie del fratello. Ah, non sì, esiste. lei so che è stato. Esatto, lei lo sapeva che era un personaggio inventato, che era un po' un sunto di, di una tutte serie le donne di donne che ha frequentato. Sì. E ha conosciuto. Sì, sì. E insomma, questi due personaggi qua, lei è completamente inventata, il fratello è stato stravolto completamente. Però, però io l'ho trovato interessante perché è molto drammatico quelle, tutte quelle parti lì sono molto drammatiche ci sono delle scene molto forti però sinceramente non è il prodotto che ti aspetti pensando no. a così Fredi. no, non è il prodotto che ti aspetti e tra l'altro penso anche che mh, mi pare di aver capito che ci sono andati particolarmente leggeri d'altronde lui ha fatto parte della sponsorizzazione della serie perché d'altronde lui è è vivo, <ride> e quindi stanno parlando di una persona realmente esistita e che è lì e che fa parte in un certo senso della, della dinamica di produzione. Quindi so che mh, mh, da quello che ho capito, sono andati molto leggeri con diciamo degli aspetti della persona siffredi che sono un po' problematici, diciamo, del suo, del suo modo di approcciare certe dinamiche, certe situazioni, e poi ti dirò. Um, Uh, Quest'idea di fare, di rend... perché c'è questa voce narrante no? che accompagna e a volte questa voce narrante è un po' come se cercasse di rendere epico, di rendere glorioso qualcosa che in realtà è molto più semplice, è molto più. Anche divertente o comunque giocoso, o co cioè la sessualità in generale, capito? C'è cioè, un, un tentativo di, di renderla um, gloriosa e epica, di rendere epico questo personaggio siffrediano, diciamo. Che non lo so, io non avrei sentito troppo la necessità di, di cercare di sacralizzare quasi, perché ci sono dei momenti in cui ci sono anche questi cori, questi canti, capito? Quasi di sacralizzare qualcosa che invece è estremamente dissacrante e forse, forse io avrei puntato più sul continuare a essere dissacrante in un certo senso. Quelli sono stati i momenti un po' più grotteschi per me, quando c'è questo tentativo, diciamo, di esaltare qualcosa che, che poi è un po' trash sì, diventa un po' trash in quei momenti lì. Cioè, comunque ci deve essere un po' di trash in una serie su così freddi dai scusa perdonami eh, con tutto l'affetto no, del mondo però oddio, il fatto so. è che nel senso eh, come posso dire lui ha definito... Cioè, lui ha detto, ha detto questa cosa. Non mi ricordo se in un, in un libro o in un'intervista. Perché ho fatto un video di un'ora su Rocco Siffredi. Quindi, cioè, capiamoci. E ne so molto di più di quanto, sì, di quanto vorrei. E, sulla serie, ma soprattutto sulla figura di Rocco Siffredi. Ho letto e visto un sacco di interviste. Ho visto documentari. Ho letto un libro. Cioè, proprio... No, allora mi devo recuperare il tuo video. Perché io non sono invece molto a digiuno della su sulla sua vita Diciamo sì. Prego. E, <ride> e anche la sua visione del porno, tutte queste cose qua. C'è cioè, tutto nel video, c'è tutto. E, e anche di più. E lui ha detto lui stesso, ro Roccone, che gli scrittori hanno per esprimere la loro arte la penna da usare e i pittori il pennello. E lui per esprimere la sua arte ha il cazzo. Bello, giusto. Quindi. L'utilizzo del cazzo del Siffredone è come se fosse un'opera d'arte, per questo c'è l'epicità. Ah, però se la sono veramente pensata bene. di <ride> come Balla Rocco, sì. Mamma mia, ragazzi. Eh, ok, sì, mm, sì. comunque non mi, ha, <ride> non mi ha, come dire, folgorato questa... Non commenterò questa cosa. Non mi ha folgorato questa serie, vi dico, vi dico la verità. Ha cioè, delle cose, anche degli spunti interessanti. Eh? Però, però, insomma, insomma, insomma. Tra l'altro, a quanto pare ci potrebbe anche essere un sequel, quindi ehm, chissà chi può dirlo. Mauro, grazie della super chat, ma vogliamo parlare del Silvano di Borghi. Io mi sono chiesta per un attimo, ho detto, ma sarà il suo? o Perché sai molto spesso usano degli attori sostitutivi, no? perché non si vede la testa. È il suo. È il suo. L'ha detto, l'ha detto a Belve, dalla Fagnani, eh, che in pratica avevano fatto il calco del pisello di, di Rocco. Ok. Nel caso in cui fosse servito e hanno fatto un pisello, insomma, un po' duro, un po' no, riproduzione del pisello di Rocco. Mm -hmm nel caso in cui fosse servito al Borghi nazionale ma al Borghi non è servito il pisello perché ce l'aveva già grosso di suo molto bene sei tu che hai voluto parlare di super sex Violetta Io hai ragione mi sto pentendo per... mi sto pentendo commenterò come il commento di Gianluca <ride> leggete però e, e va bene così e... E classico, eh, la tocca piano, ma giusta. Questa live non vedrà mai la monetina. ma scusate, tra il di prima <ride> guardate che io cazzo lo dico sempre: solo che questa volta non lo uso come esclamazione o come intercalare, ma proprio come sostantivo. Quindi, poi, alla fine non cambia niente, non abbiamo detto termini strani. Dai, no, 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 dai, no, <ride> vedremo dai. Eh, non siamo ancora in fascia protetta. Hai ragione, Luigi. Eh, è stata colpa mia che ero curiosa di sapere. Ciao bambini, il... ciao ah, bambini, oh! mi piace la live. Finora ciao, <ride> Beh, eh, ero curiosa insomma di, eh, di sapere il commento di Giulia. Me la sono cercata. Quindi, ecco qui. Esatto, Alessandro. Il taglio <ride> per tagliare il 3 di video Si estenderà per i minuti successivi. Me la sono cercata. Dobbiamo dirlo. Quindi immagina fare un video di un'ora su Rocco Siffredi cercando di aggirare tutte queste... Eh? Eh! salto doppio, triplo, carpiato all'indietro in una piscina di Piragna. Beh, caspita, deve essere stato impegnativo, devo dire che lo vedrò anche solo per omaggiare l'impegno che hai messo in sì. questo aggiramento di ca quelli. Esatto. Merci, merci. Merci. Non so come si dice you're welcome in, in francese. Volevo risponderti a toi. A, toi. a toi, a te. A te. A, te. a, oh. a toi. Volevo risponderti. Che tu, no, ho detto grazie. De 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 rien. De rien. De rien. giusto, Derian. Tu hai detto grazie, volevo risponderti, prego. Invece tu hai detto grazie, io ho ridotto grazie. Perché tu hai detto merci e io ti ho detto merci. E va bene mi ringrazi che ti ho ringraziato <ride> va bene è giusto è corretto perché sei molto più gentile <ride> volevo dire terriano, però <ride> bene così bene così e a 45 minuti dall'inizio della live iniziamo la live <ride> va bene dai vi abbiamo, vi abbiamo così insomma un po' spolverato qualche, qualche cosa mi siamo state fuori due settimane quindi insomma, avevamo, avevamo ah, tanto altro da recuperare Abbiamo parlato di serie, non è che eravamo qui per parlare di melanzane al forno e ci siamo messa a parlare di cani, eh? cioè nel senso. Eh. Che volendo, che volendo, però insomma, <ride> allora non ve lo facciamo vedere perché appunto Warner è un po' rigida su. Ehm, sui permessi più di più, molto più di rocco sui permessi e sui concessi e sui concedimenti su eh? insomma eh, eh, quello, è quello il video di... ecco eh, con, con Warner non si rischia solo la demonetizzazione si rischia proprio il blocco del video sì. per content copyright quindi mh, evitiamo a prescindere diciamo con Netflix me la sono voluta rischiare che Netflix sono un po più così dai un po più ma sì dai queste giovani ragazze in foto così virgolette stanno parlando dei nostri prodotti Guarda era un po rigidina diciamo riguardo noi non vogliamo magari... che facciate pubblicità gratis ai nostri prodotti capito noi siamo warner non abbiamo bisogno della vostra pubblicità gratis pezzenti così tipo. cosa che però stiamo per fare lo stesso senza mostrare le immagini senza mostrare le immagini così R queste immagini ve le immaginate ma se avete visto il trailer non dovete immaginarvi neanche più di tanto e, allora, questo trailer di Joker che è uscito qualche giorno fa, eh, e io ero molto curiosa. C'era tanto hype, c'era tanto interesse, c'era tanta curiosità perché appunto non si capiva, diciamo, che, che tipo di film eh, doveva essere. E quindi pensavamo che questo trailer ce l'avrebbe rivelato in maniera un po' più esplicita, secondo me non è stato proprio così. Um, e poi soprattutto c'era anche tanta curiosità per quanto riguardava eh, La Gaga. Lady Gaga. Esatto, Lady Gaga in questo ruolo, avevamo visto delle fotografie rubate dal set, diciamo, e qualcosa aveva postato anche Todd Phillips a San Valentino. Um, però ecco, eh, sicuramente ci ha dato una, un, un, una visione un, un po' più di insieme, diciamo, questo, questo trailer. Come ti è sembrato? Che cosa ne hai pensato? Allora, non mi ha fatto venire Hype per il film. Perché, perché tu hai già capito che è un musico al 100%. Quindi... Allora, sì. andi andiamo, andiamo per ordine: andiamo per ordine. Allora, devo dire che il teaser del trailer, cioè nel senso hanno pubblicato quella micro cl clipina di lui che piange sotto la pioggia come un imbecille, così ho detto cazzo qua sembro io ogni giovedì sera, cioè nel senso che palle, <ride> cioè, perché devo guardare un film sulla mia vita, no? E quindi ho detto ba, cioè, cioè questo per 30 secondi fa <ride> ho detto mamma mia che palle, Mi però... Fa. Ma è che te ti sarà mai successo? Insomma, cosa c'hai da pagare le tasse da partita IVA? C'hai da pagare l'Inps gestione separata? Se va così piangi, se no, no. E ecco, lui mi sa di uno che, che evade che le tasse, no, a me no. sa di uno che va delle tasse. Arthur Flex, insomma, spara la gente in tv, sicuramente va delle tasse. E comunque eh, è lì. Sta il vero, l'essere il vero villain, tutto il resto è eh, niente. Beh. E niente proprio. Quindi ho detto, vabbè, guardiamolo su trailer. Invece di farmi venire voglia, me l'ha fatta passare. Mm. Uh, allora, è un trailer interessante. Continuo a pensare che il film Joker non abbia bisogno di un sequel mm. e che sia ridondante un sequel. Mm -hmm. Perché senza fare spoiler sul primo Joker era tutto basato su un trick. Su un trucchettino, diciamo, no? Che poi nel momento in cui ti va a svelare tutto quanto, insomma, cade il castello di carte che si è costruito nel corso del film. Ti sembra di raggiungere una sorta di nuova verità e dici: ah, ok, ho visto tutto quello che dovevo vedere. Normalmente, quando vengono usati questi, viene usato questo trucco qua nella narrazione, poi non c'è un dopo. Non c'è un sequel perché hai già fatto tutto il lavoro che dovevi fare da un punto di vista di racconto e di svelamento. Stavolta c'è e quindi saremo di nuovo lì tutto il tempo a dire: Oh, ma sarà vero o sarà tutto nella sua mente? Oh, ma sarà vero o sarà tutto nella sua mente? E adesso non ho più voglia di farmi queste domande qua, quindi non me ne frega più una minchia, ecco. Però ti sorprenderò e sorprenderò sì. anche voi in chat chi recupererà la live. Dicendo questa cosa, che. Faccio un po' fatica a dirla, però la dirò. La, just for you. Allora, forse il fatto che sia un musical è l'unica cosa che mi incuriosisce per andarlo a vedere al cinema. Lo so, lo sapevo! L'ha detto! L'ha detto! Flippate questo momento! Che glielo, glielo ritireremo fuori ancora e ancora e ancora. Signori, Adesso. allora, perché ti passi ne... la chat, la chat. <ride> lo, sapevo, <ride> lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo infiammata. Guarda, la, la, la lampada dietro di me ha cambiato colore da sola. <ride> cioè, era Puxa è diventata rossa, cioè... Vedi? Sei emozionata, sei sì. emozionata. Allora, allora, alt però, non fate già, eh, allora, ok. In pratica sto dicendo, intendo questo, visto che di base un po' preoccupa negativamente parlando sto film e un po' non me ne frega un cazzo, perché appunto l'incantesimo si è rotta alla fine del primo film. E poi c'è Lady Gaga. E a me ormai impaurisce Lady Gaga dopo averla vista in House of Gucci, però tanto la guarderò in lingua originale, perciò non ci saranno più fake accenti italiani russi, italo-russi. Quindi, secondo me, siamo al sicuro qui. Visto che di base non me ne frega un cazzo di questo film, ora come ora, il fatto che potrebbe, o meglio, sarà un musical, mi incuriosisce perché voglio vedere come la gestiscono la cosa. Okay. non che mi piaccia che sia un musical però ah, no, forse è oh, ecco. <ride> <Sottolineiamo>. esatto quindi <ride> mi interessa questo fattore che sembra un po' so, che, che comunque è sicuramente originale ecco certo, giusto e... interessante ah, pensa, pensa, io pensavo che, che tu avresti detto no, aiuto il fatto che un musical mi distrugge completamente l'hype e invece boom niente, morto <ride> Vedi? Perché ormai ho finito di dire la mia cazzino, cosa, quindi che non so perché c'è dei problemi ultimamente questa lampadella. La spengo un attimo, forse si deve un po' ricaricare. Provo a riaccenderla tra un po'. Mamma mia, come mi sento buia adesso. Comunque, ehm... perfetto, vedi, pensa. Io pensavo che tu invece ci avresti detto, non ce la posso fare a vederlo. Addirittura è pure un musical, e invece, questa forse è l'unica cosa che, che ti salva, eh, che, che salva la visione. Ehm... Perché voglio vedere come la gestiscono. La cosa no? proprio il lato musical, voglio vedere come la gestiscono, voglio vedere quanto mi darà fastidio. Senti, ma lo sai, che ci sono 15 numeri musicali nel film. Eh? Lo so, l'ho letto <ride> 15. È impegnativo. Devo dire, eh. cioè, persino. Io quando l'ho letto, ho fatto mi voglio. <ride> <ride> cioè... Magari sto dicendo una cavolata, perché magari mi sembrano tanti così a dirlo, però in realtà non ho mai contato i numeri musicali dentro un musical. Magari è un numero normale, capito? Cioè, non saprei. Cioè, dovrei mettere a, dovrei prendere un musical 15. e contare quanti eh, oh. cicli hanno detto, no? Ma secondo me, 15 sono tanti. Normalmente non ce ne sono 15 nei musical. Dici io non, non ci voglio mettere la mano sul fuoco, perché magari eh, sì, e non me ne rendo conto. Allora. Allora, andiamo a vedere Dreamgirls. Girls. Ok. Allora, cioè, tipo, fin 2006. per esempio, in Le Miserables. Secondo me, a 15 numeri musicali ci arrivano, però è molto lungo. Cioè, eh, credo sia almeno un paio d'ore. Le Miserable è molto corposo. Io ho questa sensazione che ci arrivano a 15 numeri musicali. In Les allora, in Dreamgirls, che comunque a me piace molto, sì. eh, ce ne sono 20. Ah, ecco, vedi? Quindi okay. penso sia un numero standard, perché forse non, può darsi anche che per numeri musicali non si intende magari soltanto la canzone fatta e finita cantata dal primo all'ultimo minuto, ma magari anche degli intermezzi, del, 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 del sì, non so, insomma. Ma sì, però... soprattutto 15 <ride> numeri musicali, però vedremo, sì. perché poi ci saranno delle riprese dei vari mus numeri musicali e quello si accorpa al numero, al numero musicale, non è un altro. Eh certo, è eh, e... eh, oh, eh, così, però mh, cioè adesso Joker non si può definire una commedia musicale, però eh, forse più che music, cioè nel senso io penso che in Les Miserables mh, ci saranno due dialoghi in croce, eh, quello è quello proprio il musical puro, eh, anche il parlato e il cantato in Les Miserables, però già, ehm, ecco a me è venuto in mente, <ride> è bellissimo, dai, stupendo! Ok. <ride> Guarda è è tipo, che canta come un angelo. È l'unico film con Jack Jackman che non ho visto. Perché dopo dieci minuti mi ven voglia di non so colorare le pareti del mio sangue. Così tipo a <ride> spruzzo, quindi no, non ce la voglia. No Ma tu non mi ti puoi perdere You Jackman e Russell Crowe che cantano come angeli. <ride> e invece me li devo perdere. E perché sì. potrebbe essere l'ultimo film che vedo in tutta la mia vita. Quindi non voglio rischiare. Guarda, quando so che morirò, lo guarderò Il come ultimo film così sarò contenta di, di morire vedi, quello il discorso va bene, ci sta anche così è un modo per interpretarla in scherzo fondo. eh, scherzo ovviamente Fanny, Fanny Giulia, Fanny Giulia Ehm, però, però devo dire che eh, io penso che cioè, a me è venuta in mente ad esempio eh, la cosa dei 15 nomi perché hanno detto ecco cosa, hanno che questi 15 nomi eh, saranno comunque cover di brani che conosciamo diciamo di brani famosi come il Moulin Rouge quindi mi è venuto in mente il Moulin Rouge pensando a, a, a questa versione di Joker adesso ovviamente non c'entrerà niente perché le tematiche eh, la certo. messa in scena Ovviamente non è Bass Lurman è Thor Phillips, le tematiche sono completamente tutto quello che volete. Um, però comunque sia, non sono molti musical che decidono di fare, um, è, è definito proprio jukebox musical, che mm -hmm. decidono di fare jukebox musical, quindi utilizzare brani molto popolari. Per uh, Da una parte, penso che possa essere un. Um, un valore aggiunto nel senso non con me in particolare, perché a me piacciono eh, rinomatamente eh, i musical, quindi cioè, me lo sarei guardato, cioè, non mi preoccupa, non mi preoccupava che fossero tutte canzoni originali. Però eh, diciamo che con l'idea invece di avere delle canzoni non originali, anche se probabilmente un paio, cioè Lady Gaga, un paio originali ci saranno, persino nel Mule in Rosa c'è cioè un brano originale, diciamo mm. scritto ad hoc per. Um... Immagino, cioè, nel senso, penso che potrebbe essere quel, um, quel valore aggiunto per un pubblico che non se l'aspetta tanto il musical. Nel senso che, comunque, avendo visto il primo Joker, è vero che nel primo Joker la musica è abbastanza è parte integrante, e anche il trailer del primo Joker eh, ci faceva vedere lui che ballava, eh, ci, era diciamo dominato da questo brano, Smile che è diventato poi legato a questo Joker, diciamo, quindi è un po' certo. diventato il simbolo di questo film eh, e nel, nel, um, nel film stesso insomma è diventata famosa anche la danza di Joker sul, sulle scale la danza che sappiamo aver improvvisato Joaquin Phoenix nella scena del bagno quindi diciamo che comunque è, è sempre girato intorno alla musica alla storia di Joker anche se poi non è mai stato il fulcro quindi questo trailer non mi è sembrato neanche troppo diverso da quello che ci avevano fatto vedere nel primo trailer di Joker, perché c'è un po' che si capisce, diciamo che ci sono dei numeri musicali, un po' c'è anche dialogo e, e, e azione e avvenimenti. Quindi sarà molto più simile ecco, a Moulin Rouge, anche in questo senso, nel senso che comunque è pieno di dialoghi anche il Moulin Rouge. Non è tutto musica, eccetera. Ci sono proprio numeri musicali, ma poi è un film, eh, più un film musicale che un, che un musical eh, puro, come può essere un Les Miserables dove i dialoghi praticamente sono quasi del tutto inesistenti, tutto cantato. e quindi cioè per fare, no, quel passaggio per il pubblico da un film mh, che non è musicale, diciamo che comunque non, non, non ha canzoni cantate, a un film che invece le ha, mh, forse prendere dei brani famosi può essere un approccio meno traumatico, sì, più soft, sì, per il pubblico perché almeno invece quando sentono una canzone invece di fare, oh mio Dio, magari fanno ah, Bella questa, capito? E quindi li coinvolge in qualche modo. Poi, certo, se, se sono canzoni che non ti piacciono, allora è quel caso che te devo fare. Però... Guarda, a me va bene tutto, ma l'importante è che non ci sia Africa dei Toto, ok? Non credo. Comunque, io la odio no. quella canzone, io la, la odio proprio. <ride> Ogni volta che la sento mi viene un esaurimento nervoso. Io credo che sia fuori tema, quindi non credo che ci sarà. O magari <ride> c'è proprio perché è fuori tema. Per assurdo, improvvisamente Africa dei Toto e Giulia esce dalla sala vomitando. Io, sì. io, io, <ride> io se sento Africa dei Toto impazzisco, impazzisco perché sono cinque canzoni in una. Mi fa uscire completamente di testa Africa dei Toto perché magari loro sognano, eh, la Gaga e Phoenix, di e andare a farsi una vacanza Africa. e dove allora. vanno in Africa? Tun, 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 tun. E parte quella. A uh, me piace comunque, cioè io me la accollo volendo. <ride> Pinguino, grazie di aver rinnovato l'abbonamento al mio canale per il decimo mese. Ma abbiamo fatto quasi un anno, ma ragazzi! Ma sono tantissime, ma è così tanto che ho, che ho aperto gli abbonamenti. Mi raccomando, visto che Pinguino ci fa, fa l'abbonamento, io vi ricordo che volendo potete anche abbonarvi al canale. Che cosa avrete in più? Niente, la gratitudine. <ride> l'amore incondizionato e beh è così è tipo, tipo twitch oh, scusate volevo dire il canale viola capito i soldi i soldi garantiscono soldi, la felicità è, nostra ovviamente è un sempre. sostegno così esatto. in più se volete se c'hai dei soldi da buttare diciamo buttateli in questo canale se volete ecco e comunque grazie, Pinguino, e non ho letto mica la tua super chat, sai, eh, Piano di canzoni, non è musical stile, Cosmo Rox. No, può <ride> eh... essere un film musicale volendo, dipende. Dipende, dipende, ci possiamo fare un pensierino, ci possiamo fare. Però sì, eh, secondo me la scelta comunque di brani famosi appunto può essere legata a questa idea di rendere meno... Drammatico il passaggio per i non amanti dei musical, ad esempio, però, non so uh, se hai fatto caso o, o se insomma, per te è stato assurdamente dichiarato dichiaratamente musical. Che mh, questo trailer non ti dico che vuole nascondere il fatto che <ride> tu dici invece sì, <ride> devo dire che no, ha reso molto soft l'idea. No, che questo è un musical. Cioè, perché se tu non lo sai, a... cioè, domani apri internet per la prima volta nella vita e non sai che comunque si è parlato di questo film in termini di musical. Vedi il trailer? Non è la, pri la prima cosa che ti viene in mente che è un musical, perché effettivamente noi non vediamo nessuno di questi personaggi intonare una canzone. Vediamo delle clip in cui sì, potrebbe essere, ma anche no. Perché appunto ci potrebbero ricordare anche il primo trailer dove vediamo lui che balla sulle scale, lui che balla nel bagno. Quindi nel senso, cioè non è che proprio dici sto andando, se vedi il trailer dici sto andando a vedere un musical. Quindi questa cosa è un po' ingannevole, vogliamo dire, perché forse c'è un po' di timore che se ce lo presentano come l'Ala la Land, no, la gente fa... Ciao ciao. E mio proprio. nonno portava l'ombrello che te lo vengo a vedere. Oh non guarda, io. sta piovendo un sacco, non... forse devo portare l'ombrello. Esatto, esatto sì. Non io, chiaramente, non io, perché anzi, ti dirò, a me l'idea che sia un Dark Lalaland mi, mi ispira molto. No, sì, ah, tra l'altro a tal proposito ti devo far vedere una e vi voglio far vedere, ce cioè, l'ho già preparata qua. Aspetta, condividi schermo. Una clip che ha pubblicato oggi Screen Week, la vedete, sui suoi, sul suo profilo Instagram, vedete, hanno fatto praticamente una comparazione tra alcune scene di La, la Land e le scene di Joker Folia 2 prese dal, dal trailer. Effettivamente ci sono delle, delle similitudini, delle somiglianze, ecco, quindi... Ehm... È proprio un dark la la land a me aveva già dato questa sensazione di dark la land quando avevo visto il trailer poi ho visto questa clip di Scream week e ho detto ah, vedi non sono l'unica che ci ha pensato c'era un po' questa cosa questa... non so se Todd Phillips era questa la sua idea o comunque sai la la land cita dei musical della, della golden age di Hollywood insomma, molto famosi quindi eh, a sua volta Joker fa lo stesso però queste clip devo dire che sono così abbastanza significative sì, in, in questo senso, quindi un wow, po' un Dark La La Land. Um, quindi a, a me tutto questo piace. Però effettivamente è cioè, avuto un po' la sensazione che stessero cercando di omettere nel trailer questa cosa. Allora, eh, secondo me grida musical proprio in ogni fibra del suo essere. Proprio, e, e, e non rendendolo così palese, in realtà lo urla ancora di più perché non si capisce l'intenzione del film e non capendosi l'intenzione del film dal trailer, è ovvio che c'è qualcosa che si stanno nascondendo. Perciò, per me, sì, sarà un musical o un film musicale o insomma, con 15 numeri. Questo, questo non ci piove che ci saranno 15 numeri. Dovrò e... mettere l'alcol d'ora un po' qui. <ride> L'acqua corretta, diciamo. Mm. E... Esatto. Io sto mangiando i capelli intanto. Buone. E... Mm, deliziosi. E... <ride> Spaghetti. Eh... Sì, sì, sì. Mm. sì. Sì, sì. Io sono stracuriosa comunque, invece a me l'hype un po' me l'ha fatto salire. È perché d'altronde piacendomi i musical sono molto curiosa. E poi, guarda, sono meno spaventata di Lady Gaga rispetto a House of Gucci per lo stesso motivo per cui ero meno spaventata in A um, Star is Born, perché diciamo che lei potrebbe essere un po' più nel suo habitat naturale sì. e il problema di, di House of Gucci è che secondo me lei non era nel suo habitat naturale e quindi invece, sai, mh, lei comunque ha esordito quando è diventata, insomma, una pop star riconosciuta, ha esordito comunque con dei videoclip molto particolari, molto teatrali, molto estremi. Aveva un personaggio, appunto, all'inizio che indossava... Ma... Esatto. Ma... 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 <ride> Io devo dire, porto nel cuore il videoclip di Alejandro, perché, insomma, c'è tut... tutti, quei... Quei... tutti quei bei... Corpicini mascolini con tutto quell'attice, molto interessante. E <ride> Però, diciamo che eh, comunque capito l'idea di associarla a questo personaggio sopra le righe che è Harley Quinn, e, ehm, al cantato, cioè la vedo un po' più vicina a qualcosa che è un po' più potrebbe essere più nelle sue corde eh, e quindi mi fa meno paura mentre in House of Goose è stata chiamata a fare un'interpretazione di un'attrice ehm, che magari avrebbe dovuto avere molta esperienza a interpretare un personaggio realmente esistente, insomma, eh, così lontano da lei. Eh, sì. Eh, sì, quello è stato proprio uno scivolone. Mentre qui è come se fa eh, un passo indietro in un certo senso e forse magari ci può regalare qualcosa di più interessante. Ah, sì. eh, vedremo, vedremo. Eh, però questo elemento che dicevi tu, del mh, sapere già qual è il, il giochino mh, appunto di questa, di questa illusione, non illusione, eh, vedremo se ci vorranno proprio giocare su. Nel senso che eh, lo renderanno esplicito ancora di più perché tanto sanno che il pubblico lo sa e quindi a quel punto ci, ci immergeranno completamente nel, nel cantato, nel musical, facendo questa. Eh, creando questo, questa sorta di mondo alternativo che ormai è esplicitato che lo è ed è nelle loro menti e lo condividono eh, loro due perché poi, appunto, è follia. Due, quindi è. Uh, disturbo uh, psicotico condiviso mi sembra che si, che si chiami um, detto anche follia due e quindi diciamo comunque saranno molto legati al punto da avere le stesse, la stessa visione alternativa del, del mondo che li circonda probabilmente il mondo che li circonda è particolarmente duro e quindi si astraggono in in questo modo, eh, non lo so, potrebbe essere una figata oppure no. Io spero che sia bello. Mi fido di Todd Phillips. Todd, ti prego, mi fido. Eh, vai bene. Conquistaci. Però, sai quella cosa divertente? Che quando hanno chiesto a Todd Phillips, ma quindi è un musical? Cioè, beh, l ho. L hai girato tu Lui ha detto no, che non è un musical. No, lui ci ha girato intorno, tipo il trailer. Lui ha detto tipo. Ma eh, cioè, non è che proprio un musical, che... musical no, però lui ha detto: Non ne abbiamo mai parlato sì. in questi termini, <ride> capito? Ci sono delle canzoni. <ride> Non ne abbiamo mai parlato in questi termini, quindi ci cioè, gira un po' intorno. Diciamo, ci sono 45 tempo. numeri musicali, non c'è una battuta che non sia cantata. però non, abbiamo, pe non abbiamo voluto definire mentre lo facevamo, no? ci diamo etichette, no? In fondo, le etichette sono brutte. <ride> Guarda, è un po' come il gatto di Schrödinger: finché non apri la scatola. È sia morto che vivo contemporaneamente, esatto. non, sì. sai, non sai esattamente, non sai precisamente finché non lo vediamo, può sia essere un mus musical che non esserlo. <ride> esattamente, Ecco. Alessia. Anche tu, quasi un anno, dieci mesi. Quindi tu e pinguino, praticamente vi siete abbonati insieme. Grazie, grazie mille. Ne approfitto per ricordare alla crew di essere i ditini più veloci del West. Esatto, e mettere like, 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 like alla live e... e poi tu metti l'emoji di Pedro Pai, che sono le emoji in esclusiva che si possono avere se si, se si è abbonati che però purtroppo StreamYard ancora non elabora e quindi le vedete soltanto nella chat di YouTube mentre qui a schermo non riusciamo a farvele vedere ad ogni modo ah. ma invece stavo um, leggendo in giro e, e, stavo, e quindi ho, ho fatto questa riflessione perché in realtà l'ha fatta qualcun altro uh, in USA e, e leggevo che non, non, uh, non è una, una scelta soltanto di, um, del trailer di Joker, diciamo, girarci intorno alla questione musical, ma effettivamente anche Paramount uh, mi facevano notare che anche Paramount nel trailer di Mean Girls fa la stessa cosa, perché non è stato esplicitato um, no. che è un musical, no. nel senso che anche lì c'è... Cioè, se lo guardi con attenzione poi alla fine lo capisci perché vedi la gente che balla tipo Glee, capito? Però eh, effettivamente se non lo guardi con attenzione, cioè tante persone, io, io in primis ci ho messo un po' a capire che era un, un musical, perché all'inizio pensavo fosse un reboot uh, o un remake addirittura di, di Mingers. Però scusa, sono in un contesto di liceali. Magari sono semplicemente degli imbecilli che, che ballano, cioè non è detto che sia per forza un musical che vedi ne, nel trailer della gente che balla, magari è il corso di danza che fanno alle superiori o le cheerleader. Ah, o... Che ne sai, cioè, può pure essere, no? Cioè, o che fanno, che so, sanno la prova per fare un TikTok ballato. Che, cioè, può essere tutto, non deve essere per forza un musical se vedi degli imbecilli che, che, che ballano. In questo caso però lo è stato ci sta, è vero e giusto, è vero, lo hanno fatto con Wicked, anche nessun elemento musicale nel, nei trailer, è vero e Wicked anche è eh, dichiaratamente un musical Vabbè. perché nasce con un musical di Broadway. Insomma, eh, hollywoodiano, eh, no hollywoodiano, insomma, broadwayano, scusate. Uh, quindi sì, è vero, assolutamente sì. Perciò. Cioè, secondo te è una questione che hanno timore, cioè le major hanno timore a lanciare i musical? Nel senso, c'è paura che il pubblico in questo periodo storico non sia interessato ai film musicali? Sì, <clears throat> perché far capire in un trailer che o oh, ci saranno 850 canzoni, secondo me potrebbe spaventare un po' il pubblico invece se uno va lì perché è attirato da altre cose e poi ci sono tante canzoni come diresti tu se le accollano mm. però invece se uno va lì pensando che ci saranno 750 numeri musicali magari non va e dice, me lo aspetto sulle piattaforme, perché così se mi rompe troppo il cazzo, tutto, tutto, tutta questa sequela di numeri musicali, lo stop e guardo qualcos'altro. Invece, se sono in sala, non c'è <ride> esattamente. <ride> ho pagato il biglietto e cosa faccio? Esco. cioè Ci sono molte persone come me che dicono anche un film che mi sta facendo cagare lo guardo fino alla fine perché ho pagato il biglietto e i soldi. Non, non vengono cacati dalle piante sugli alberi eh, precisamente. Onestissimo, veramente? Ecco. vero, anche per Wonka fu così. Eh, hai ragione, hai ragione, Stefano. Anche Wonka sì. beh, oh, insomma, qualche numero c'era lì, eh. c'era lui che ballava nella fabbrica, che scena che poi c'è alla fine lui che ballava nel porticato, qualcosa c'era. Però eh, forse da modo... Wonka te lo aspetti di più, nel senso esatto. che cioè, sì. l'hai già visti quelli precedenti, e quindi già, se hai visto quelli precedenti, Quello già bizzarro. lo sai che ci sono le canzoni. Sì, e comunque già lo sai che ci sono le canzoni, diciamo. Mm. Um, se hai visto quelli prima. E, um, quindi forse c'è anche meno paura in questo senso perché cioè, ci sono dei precedenti sarebbe stato strano il contrario cioè che non ci fossero state le musiche perché in Wonka te lo aspetti um, però sì Wonka è un, un certo tipo di target cioè Wonka è per eh, sia bambini che ragazzini, che famiglie per tutti insomma Wonka il film che a me è piaciuto un sacco e um, Invece Joker è per gli adulti. Eh sì, sì sì. Sai, un Wonka lo puoi mettere vicino ai cartoni della Disney, che ci sono tante sì. canzoni in quel modo lì, no? Che poi te lo guardi da adulto, te lo guardi sempre, chiaramente un film del genere, però non è stato targetizzato solo per gli adulti, anche se te lo guardi da adulto. Invece Joker 2 è un musical per adulti. Vietato ai minori? Perché immagino che sia vietato ai minori, come era il primo, no? Credo, non certo. lo so. Però comunque non è, per, non è lo stesso target di Wonka cioè sì. venga, 18 e eh, ci dicono minori di 18 e 16 non accompagnati non possono vederlo al cinema, vedi? Ecco. Eh. Eh, è Peculiare come cosa, perché per quanto esistano i musical che non sono destinati ai bambini, nel senso Le Miserable non ci porti il certo. ragazzino a vederlo, però comunque sia ehm... se ti particolarmente sul cazzo. Sì, perché se non gli vuoi rovinare la giornata <ride> esatto. <ride> Sì. battuta, <ride> battuta. E, ma Moulin Rouge stesso non è per bambini comunque no. voglio dire la protagonista appunto è devi, devi entrare nella storia di una prostituta che, che, la, che, che diciamo si prostituisce al Moulin Rouge la storia complicata cioè, poi è una commedia però diciamo non so temi per ragazzini diciamo il Moulin Rouge e così come tanti altri, cioè pure l'Haland, non è che ci porti i bambini a vedere l'Haland perché è una riflessione più sulle relazioni adulte, eccetera. Però comunque Però non sono vietati sì, cioè, capito, non, non sono um, quel. Cinecomic crime, uh, capito? Uh, che parla del villain di, di Batman di, di Batman, eh. capito? Batman, tra l'altro, considerato uno dei più uh, dei supereroi uh, più, più gotici, più, più oscuri, diciamo, mm. del, de, del DC, del mondo di de, de DC Comics, che già di per sé DC Comics è sempre stata considerata um, la Dark Marvel, diciamo, capito? Quindi eh, è veramente è particolare come com scelta, ehm, sì anche Sweeney Todd, però anche Sweeney Todd diciamo che è una commedia nera, eh, invece è veramente, adesso non mi vengono in mente altri esempi, ti direi è veramente quasi unico um, un musical basato su uh, il villain di punta di, di DC Comics. Considera tra l'altro che questo è un sequel, è un sequel di un film no, che non era un musical che diventa musical dopo. Quindi, nel senso è diverso da tutti gli altri esempi sì, che sì, sono stati sì. finora che erano un film eh, one shot che era già musical o era tipo la riproposizione di musical teatrali, come appunto Sweeney Todd, eccetera, eccetera, oppure beh, anche Moulin Rouge. No, Moulin Rouge non è teatra teatrale o è direttamente cinematografico? Uh, eh, se non dico una cazzata dovrebbe essere direttamente cinematografico poi probabilmente l'hanno portato anche in teatro però non ci, però metto, la sì, che non ci metto la mano sul fuoco sì dopo però credo che nasca come un'idea di Buzz Lurman per lo schermo però comunque anche se non c'è mai stato un, pre, un pregresso teatrale cioè, Moulin Rouge che è Moulin Rouge punto, non è che prima era un film drammatico sulla storia di una prostituta e poi nel sequel diventa, diventa un certo. musical. Cioè, quindi comunque diventa, cioè, questo Joker 2 resta un unicum nella situazione cinematografica sì. finora. Sì, è veramente particolare come situazione, effettivamente. Sì, sì, direttamente in ci dice classico classico è preparatissimo, non so. Ehm <ride> Quindi è veramente una situazione unica, è, è vero, è vero, anche questa cosa che dici che appunto prima eh, c'è un, un prequel, no un prequel diciamo, c'è un originale che non è musical, diventa un sequel che diventa musical su un uh, uh, su delle tematiche diciamo per quanto... Fantasiose perché stiamo comunque parlando di un certo. cinecomic. Però comunque sia molto, molto dark, Realissimo. molto crime, capito? Quindi è veramente particolare come, come idea. Um, ve vedremo che cosa, che cosa uh, succederà, anche perché mh, pare che ultimamente il gusto del pubblico, uh, Cioè forse non del pubblico in generale, però. Uh, Sicuramente, del pubblico di Joker è difficile che possa dire: Ah, che bello, vado a vedere un musical, forse io sono una dei pochi, diciamo che l'ha pensato. Ehm, però nel senso, ultimamente forse i musical hanno perso quello smalto. Eh, non lo so, non sono sicura perché comunque le biopic sui cantanti in realtà vanno forte, però Molto. sai, hanno il loro pubblico, capito. Cioè, vai a vedere la biopic. Perché ultimamente ne stanno uscendo veramente una o due l'anno di biopic su, sui musicisti che sono passati anche agli Oscar, Bohemian Rhapsody, di Rocketman. Ehm, adesso esce quello, quello su Amy Winehouse. Eh, insomma, non è uscito quello su Bob Marley anche, credo di sì. Sì, sì. Di poi sì. c'è Chalamet che sta preparando quello su Bob Dylan. Vero? Quindi cioè, ci si punta parecchio comunque. E vanno pure bene sti film, effettivamente. Eh, quindi, a ah, Elvis, grazie, sì, avete ragione. Elvis, sempre di Buzz Lurman, tra l'altro, um, che era, a me era anche piaciuto molto. Eh, ma a me di, di base questi qua mi sono piaciuti praticamente tutti. Io quando vedo musical stile Buzz Lurman o comunque affini, um, io li gradisco particolarmente. Ecco. Eh, quindi comunque hanno il loro pubblico, che probabilmente non è lo stesso di Joker, chiaramente, quindi magari su quello è difficile. Però per esempio il, uh, il film, se così lo vogliamo chiamare, di Jennifer Lopez che poi alla fine ha acquistato Prime Video, io non so se tu l'hai visto Giulia, io ero molto curiosa no. di vedere che, 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 picchi, che picchi di trash poteva toccare, quindi l'ho visto, dura un'oretta, infatti non è... Non è veramente, cioè, non è proprio esattamente un film. Cioè è è una, un esperimento, cioè una cosa molto particolare. Scusa, ma quello è il documentario che lei ha girato sulla realizzazione del suo film? C è anche proprio il film, sono tutti e due. E però quello a cui tu ti riferisci è il documentario che lei ha girato sul, sul proprio Io film. Io vi due. Ah, ah! Sono <ride> ah, 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 seria, però cosa okay. sei? L'ho presa molto sul serio. Ok, <ride> va bene, prego. Ero molto curiosa. E viene fuori a un certo punto che lei fa molta difficoltà a vendere questa quest idea, questo documentario, tanto che lei. Cioè, il documentario, scusami, questo film, questo suo film, tanto che lei a un certo punto. Ha iniziato, diciamo, la produzione dando per scontato che una major gliel'avrebbe comprato, le dicono tutti di no, e quindi lei sgancia i soldi, sgancia tipo 20 milioni di dollari di tasca sua, perché comunque vuole arrivare fino in fondo e vuole farti questo cavolo di film, capito? E se lo fa. Però la cosa è che non è un vero film, cioè una sorta di ibrido, è una sorta di. Cioè immaginati se un, um, come si chiama? se un disco, un album di un artista fosse visivo oltre che ascoltabile. Quindi praticamente è una, uno stock di videoclip. Tipo Lemonade di Beyoncé. Io non, non, non lo so perché non ho visto, non ho sentito, eh, però... Okay. Uh, viene fatto questo esempio non mi ricordo adesso se nel, nel documentario stesso viene fatto questo esempio comunque sono letto da qualche parte però viene fatto viene, vengono paragonati diciamo oh, esatto okay. è okay. un visual album nel senso che appunto se tu potessi vedere l'album di un artista sarebbe questa cosa che ha fatto Jennifer Lopez perché comunque tu vedi questo stock di videoclip che comunque però sai sono collegati diciamo da una storia da una storia unica che in questo caso è la storia della sua di de, 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 de come si è vissuta l'amore nella vita, praticamente de, di lei che ritrova l'amore per se stessa invece che andare a cercare l'amore che le manca negli uomini, praticamente una cosa, una cosa del genere, racconto, e, e uh, insomma, per dire che comunque a lei è stato detto che in questo momento storico, i musical e le, i racconti musicali non non vanno bene, non, non pagano, vanno male e quindi non gliel'hanno preso. Bo, non so se è una cazzata che le hanno detto perché non hanno creduto nel progetto, diciamo, perché comunque dipende da, dal pubblico, dipende appunto, cioè, le biopic musicali, per esempio, vanno da paura. E, eh, e... Guarda, posso dirti questa cosa? Hai. Allora, Jennifer Lopez ha progettato un tour pazzeschissimo con un trilione di date, che sono state cancelle: un sacco sono state cancellate perché non riuscivano a vendere biglietti, ma non fare sold out ah, a vendere un questo... quantitativo di biglietti che fosse sensato per effettivamente esibirsi in quella location. Quindi ha dovuto uh, raggruppare delle date, cancellarle, fare degli spostamenti e tra l'altro era appunto, un, un tour basato sugli ultimi prodotti usciti di Jennifer Lopez, l'ultimo album, immagino tutta sta pagliacciata qua, sto circo qui, e ha rebrandizzato -brand, re il tour, cambiando anche foto, eh, titolo, eccetera, eccetera, in modo mh, da sottolineare che sarà una sorta di greatest hits, cioè che ci sarà tutta la sua carriera, non solo le robe le ultime robe fatte da lei quindi in cui si ripercorre tutti i successi della sua carriera cercando di invogliare le persone a, a comprare i biglietti dopo comunque aver accorpato e cancellato un sacco di date quindi a me sinceramente verrebbe da pensare aspetta, i musical o i prodotti aspetta, musicali mi sono bloccata io? o ti sei no, bloccata mi tu? mi sono bloccata io, figurati oh, sono arrivata, mi viene da pensare Ah, ok. Allora mi viene da pensare che non sia un problema dell'industria eh, cinematografica o comunque dell'intrattenimento che vede male i prodotti musicali. Mi viene da pensare che ci sia un problema nei confronti proprio di Jennifer Lopez, che non Questo ha più oggetto qua. Ok, ok, eh, sì. okay. Eh, cioè che non ha più grip e non del... erano interessati, cioè quello. Certo. E alla fine lei comunque se l'è fatto da sola. Ha trovato comunque qualcuno che gliel'ha comprato. Perché sta su Prime video, appunto, sia, sia il film che, che il, il documentario. Ti devo dire la verità: il documentario è molto più interessante di te stesso. Uh, perché uh, chiaramente mh, tu vedi tutta una serie di retroscena. Includono anche queste, queste paure, diciamo, del, del fallimento. Insomma, queste paure, e tutto il resto, c'è sta pure Ben Affleck, là, che è, che è un po' la consola, un po' l'aiuta. Diciamo. Però è tipo no. sempre parcheggiato sul divano, tipo una presentazione <ride> di Ben Affleck, molto. Sì, ma anche perché lei ha questo bisogno di, di aprirsi, di parlare della sua, del suo rapporto con l'amore verso altri uomini e verso se stessa, mentre Ben Affleck non è in quella fase della sua vita, è molto più, non me va, delle lavamme i panni sporchi davanti a tutti, quindi nel senso eh, mi ha dato l'impressione di essere un uomo... Appesantito, ma non quando insomma si era appesantito fisicamente, nel senso adesso sì. è sta bene, diciamo, appesantito dalla vita. Eh, sì, sì. Ma anche mi ha dato l'impressione di essere anche una persona che ha fatto un percorso che lo ha reso più saggio in un certo senso. Che poi si sia liberato di tutti i suoi demoni. Non credo e non lo so, uh, però comunque. Non credo diciamo sia che... così facile. No, ben, non penso proprio, però comunque lui è... Uh, <ride> pieno razzo. No, vabbè, no, però le dice anche delle cose mh, che... Lo, lo, insomma, sagge, diciamo, che lo fanno sembrare uno che ha fatto male tante volte e piano piano ha imparato le cose anche a sue spese diciamo quindi eh, e poi si sì, forse anche un po' pieno <ride> però è anche molto sai lui con lei nel documentario sembra anche un po' bonario capito sembra mh, sembra davvero apprezzarla con tutte le sue particolarità con tutte le sue peculiarità. Cioè che so qua, almeno sì nel senso comunque sembra sembra comunque Farle tenere, che lei li faccia, li faccia tenerezza, diciamo in qualche modo. Eh, lei un po', un, po', un po' nervosa, diciamo, ne viene, ne viene fuori un po', un po' nervosa, un, ma anche proprio in, in, nel senso che è tesa. Che poi sono sorti i suoi, che alla fine ci ha dovuto mettere, quindi insomma, sai sono sorti tuoi è sempre è sempre un po' diversa la situazione. Quindi insomma, lei non esce proprio bene bene benissimo, ne esce anche una che si, si autoincenza tantissimo. Insomma, uh diciamo non è proprio questo personaggio meraviglioso, però mi ha fatto anche tenerezza per tante cose, ecco mi, mi, mi è anche così dispiaciuto un po' per, per lei quando tira fuori un po' più le sue fragilità, questa, questa paura insomma che non, che, di, di cercare di rimanere in piedi quando tu mi confermi che in questo momento insomma il suo il suo appeal non è più quello di una volta e no. quindi sta facendo difficoltà, sta facendo fatica ecco, quindi però ecco, cioè io l'ho visto il film, non, non è apprezzabile nel senso da me eh, però posso immaginare, cioè sembra un, una cosa molto, sembra una cosa di vent'anni fa cioè se mm. lei questa cosa l'avesse fatta vent'anni fa quando era sulla cresta dell'onda, secondo me la gente sarebbe impazzita perché comunque, secondo me, se tu ami tantissimo, idolatri un artista e hai la possibilità di vedere un suo disco, non solo di ascoltarlo, ma di averne anche una versione in cui lo vedi, dalla sua, che con la sua viva voce um, interpreta i brani e ti vedi tutti i videoclip insieme collegati da una storia, il disco uh, diventa una narrazione che va da punto A a punto B. Secondo me ti piace, capito, come, come idea, però appunto ti piace lì dove sei fan sfegatato di quell'artista. Vero è che comunque lei ha lasciato questa, questo modo di, di cantare, di scrivere musica, di parlare attraverso la sua musica e proprio di, di ballare, di, dei, dei look. Di, di, cioè, è tutto molto primi del 2000, ecco, Mol, tutto molto primi del 2000. Sì, lei effettivamente cioè, mi ha sempre dato l'impressione di essere molto legata a questo immaginario dei primi anni 2000, 2005, massimo fino al 2010, mi viene da pensare, e è rimasta sempre molto lì, cioè I'm still, I'm still Jenny from the block, cioè sì. per me lei è ancora quella sostanzialmente, Jennifer Lopez, non è mai riuscita a dare un'altra versione di sé, aveva fatto un album, se non sbaglio, tutto in spagnolo, era molto interessante. Mi ricordo una canzone che faceva: Che insiste. E non ha mai esplorato tanto il suo lato latino invece, che potrebbe essere. Cioè, poteva essere un modo per svecchiare anche un po' la sua carriera. Il fatto è che adesso siamo distanti tanto non tanto cronologicamente, ma tanto dal punto di vista delle mode di ciò che è trendy, ciò che non lo è più dai primi anni 2000, Cioè. Rifuggiamo con vergogna i pantaloni a vita bassissima, a vita, bassi, a vita inguinale? No? E, e ogni volta che mi capita di vedere un video di Britney Spears di quegli anni lì che aveva questa vita bassa terrificante, dicevo: Cazzo, ma noi mettevamo quei pantaloni lì. Che roba terribile! Quindi noi abbiamo preso tantissimo le distanze da ciò che era Fai 2005, no? Eh, invece la Lopez, no, e questo è un boomerang per la sua, per la sua carriera. E sì. infatti, adesso ha perso tantissimo, ha veramente perso tantissimo sì. e un visual album Adesso di Jennifer Lopez, chi se lo incula. Sì, e anche perché appunto è molto nostalgico in un certo senso, veramente ricorda, anche con una CGI molto um, bruttarella, quindi molto artificiosa, che ricorda proprio anche le CGI dei videoclip dei primi del 2000, chi osava, chi osava usare diciamo, yeah. la computer. Ah, sì, sì, sì. E beh, è quasi tutto girato in green screen. Quindi... Adesso eh... però, però, scusa, mi stai invogliando in questo modo perché c'è <ride> del trash. Beh, ta ma tan tantissimo, Giulia, tantissimo trash. <ride> Dal primo all'ultimo Secondo me tu ti diverti. Pure, allora, <ride> prima io devo guardare il film e poi mi guardo il documentario. Eh sì, ma perché dopo che hai visto il film... Cioè io pensavo, vabbè, dai, mi guardo solo il film e mi faccio la mia idea. Però dopo che guardi il film dici... No, io devo capire come sono eh concepito sta roba. No. Cioè, è un, un lost in meno. la mancia, è un lost in la mancia di un film che <ride> ha visto purtroppo la luce, diciamo. Così, <ride> sì, sì, ok, sì. ho capito. Eh, okay. Veramente, poi tanto ego riferito, autoriferenziale, cioè, proprio, è così. Però non riesco a disprezzarla, perché, perché non lo so, nel documentario oh, no. mi ha fatto un sacco tenerezza, capito? Quindi... Allora. Ti posso dire quando c'è del trash ed è involontario, si prova sempre un sacco di affetto. Di sì, base. no, è, è involontario da parte Quindi sua. Quindi dici queste... la devo proteggere, la devo proteggere con tutta me stessa, pover, povera anima, povero angelo. E dopo sì. aver fatto tutto questo trash. Quindi poi c'è l'affetto, è impossibile detestare, impossibile. Sì, ma perché poi lei ha tutta questa visione sua personale, molto io la trovo anche molto naif. Capito, di questo, di, di questo... Lei ha avuto questa visione artistica, il film si apre con questo cuore d'acciaio che batte dentro una fabbrica in cui lei e un sacco di ballerine lavorano e questo cuore è alimentato a petali di rose perché sarebbe il suo cuore, l'amore che sta... Che sta smettendo di battere perché la sta lasciando il tipo e quindi lei deve cercare altre, altri petali di rosa per alimentarlo è una cosa cioè nel senso è una cosa che tu non sai se tu dici Jenny forse voglio darti un grande abbraccio non lo so secondo me potrebbe meritare una tua visione dura poco dura un'oretta scarsa diciamo eh. Una puntata di una serie tipo <ride> lo guardo subito c'è cioè... sì, sì. quest questa corsa perché c'è questa corsa in moto capito che se vuoi l'incipit eh? non ti faccio spoiler eh no eh non mi far spoiler violetta sei matta c'è questa corsa in moto di lei eh, su sulla moto diciamo con quest'uomo e corrono velocissimi Finché non si schiantano, perché va tutto fatto in CGI, capito? Finché non si schiantano, e quindi poi si vede lei con la, la, la visione del cuore di metallo che sta, finendo, che sta finendo di battere come se lei stesse per morire, perché lo schianto sarebbe la rottura del rapporto, e quindi il cuore, capito, lei che lo alimenta a petali di rose. <ride> è una cosa proprio. È una cosa oltre, è una cosa oltre. E poi non ti svelo che altre incredibili cose succedono, però, cioè, ci potresti quasi fare un video, guarda. <ride> sì, sì, è un po', è un po' tamarrone, cioè, secondo me J-Lo dovrebbe incontrare Zack Snyder, secondo me andrebbero più d'accordo che con, parlando di registi, capito, che andrebbero più d'accordo che con Affleck, <ride> secondo me cioè, si troverebbe io... Per citare il maestro sto volando nell'iperuranio proprio, cioè. <ride> ti, ti ricordi quella scena di Toxic di Britney Spears, di quando lei sta sulla moto? E ma ma oh! Allora, tu hai detto sulla moto col bollone e, e CGI, mi è subito <ride> venuta in mente Toxic, subito. È così, è così, assolutamente così. È così, però lei ci mette una poetica sua molto naïf in cui si prende molto più sul serio e quindi così <ride> io esco e rientro perché siamo per Paola non, non vado a vederlo subito ovviamente <ride> <ride> no esco e rientro per problemi di connessione arrivo subito arrivo va bene va bene lo so raga cioè, però ci, ci tenevo che Giulia sapesse questa cosa perché secondo me lei può apprezzare più di quanto non abbia apprezzato io. Secondo me pensateci, fateci un ragionamento potreste apprezzare anche voi, chi può dirlo? <ride> questa perla di Jennifer Lopez. Poi noto, non so come mi è venuta in mente questa cosa, perché io non sono manco mai stata una fan di Jennifer Lopez, sinceramente. Quando c'era Jennifer Lopez, io ascoltavo i news, capito? Quindi di che cosa stiamo parlando? riecchetela riecchetela qua riechietela, riechietela, e, riechietela. e giustamente, giustamente chiedono se ho visto il fabbricante di ragni perché parlando di trash, no però posso dirvi che ho visto la live no la live, che hai fatto un video o una live? un video. Video, video, scusa mi sto confondendo con quell'altro là che, che fate la live, le live con la Bifrost però quella è un'altra trash <ride> Quindi no ho visto il tuo video sul fabbricante di lacrime ho visto questo dentro... weekend ci sarà anche una live sul fabbricante di lacrime e eh, allora vedrò anche quella non ho ancora con... visto con non ce lo riveli è una sorpresa è immaginabile è una persona che fa dei live solo nel weekend allora forse ho visto il video anche di questa persona eh, perché sì, io non, sicuramente. non avevo voglia di vedere il film e volevo farmi un'idea però di che cos'era intanto detto: questi cazzi come si chiama Tanto non me l'ha chiesto nessuno la mia community quindi non è una cosa che gli interessa a me interessa meno che a loro nel senso però sono comunque curiosa di capire perché tutti ne parlano di questo fabbricante di lacrime quindi ho visto il tuo video e ho visto il video di Matteo e <ride> quindi mi sono fatta un'idea di, di questo fabbricante di lacrime di cosa parla, poi mi sono appassionata alla Lordi come è nato io non avevo capito che lei fosse un'autrice italiana pensavo fosse un'altra autrice pescata da Wattpad America però ho capito eh no. e invece che cominciano a farlo anche in Italia questa cosa sta diventando pericolosa <ride> Ti posso dire che però, a differenza di Matteo, a me il libro non è dispiaciuto. Forse perché sono partita sapendo che era una tresciata fotonica e devo dire che mi ha pure commosso in un momento. Eh, ma ti cioè. ho sentito, infatti. Oh, boh. ti giuro! Eh, pensavo fosse molto, molto peggio. Quindi adesso io super bimba di Erin totale. Però il libro... Il problema me, mi pare libro, di capire che... È il eh, film che è una merda. Il problema mi pare di capire che è il film, sì. Ma ti giuro, ma il film è una merda. Cioè, io mi sono sentita proprio... Eh, la lettrice tradita? Ma io mi chiedo pure, ma la stessa era in doom la scrittrice che ha visto quella cosa perché definirlo film mi sembra un'offesa verso l'industria cinematografica cioè che ha visto quella cosa ma non si è sentita lei stessa tradita perché ci sono dei dettagli come dico nel video tipo i, la protagonista ha i cerotti colorati è importante che siano colorati per ah, determinate sì, motivazioni sì. del personaggio cazzo perché sono bianchi nel film fateli colorati i santi numi ma non ce l'avete non, cioè, non, non, ave non avete un runner da mandare al supermercato per comprare due scatole di, di, di cerotti colorati Santi numi, cioè, ma proprio delle, delle robe che per trasporle non serviva a niente per trasporle bene e le fanno male pure quelle, cioè, diventa l'arte del male proprio del male bellissimo. Eh, ma cioè, infatti, vai a capire qual, per quali dinamiche, per esempio, perché questa cosa che raccontavi effettivamente sembra. Sì, cioè sembra, fa ehm, non, non, non sai, dell'adattamento live action, magari questa cosa uno dice la evita, però in questo caso non, non mi sembra, non so, forse è una questione di semplificazione, no? non lo so, non te lo so dire, eh, però ehm, da quello che ho capito è, anche, è recitato anche molto male il film. Eh, Guardatelo, eh, sì. però guardalo. <ride> Io guardo il fabbricante di lacrime e tu guardi per l'opera. Va bene, <ride> facciamo ci, questo scambio. Ci, ci stringiamo la mano, stringiamoci la <ride> no, mano. <ride> ok, siamo, Ok, va così. bene, ci sto. Ah, bellissimo, ci sto. Eh, perché mi sono anche incuriosita adesso, però al tempo stesso non volevo vedere una cosa terribile, però quasi quasi in, fo in fondo. Eh. Perché è orribile proprio! Cioè, ma, ma roba che la, la recita delle medie è. Cioè, Mary <ride> Streep, cioè, ti giuro, ma, ma, ma è una roba orrenda e sta piacendo in tutto il mondo perché, come ho risposto a un commento che stava difendendo il film, per citare René Ferretti, viva la merda! Proprio, <ride> proprio... ah sì, ottimo, ottimo, ma la Erin Doom, uh, che poi da quello che ho capito si chiama tipo Matilde. L'Eren le Doom mi sa che avrà penso, non lo so, avrà forse venduto i diritti a Netflix e poi Netflix ne ha fatto ciò che voleva, quindi probabilmente sì. non ha seguito, che poi anche, anche volendo seguire le cose in prima persona, diciamo che si, bisogna fare tanti compromessi, ve lo dico per esperienza personale, quindi nel senso anche quando le segui in prima persona non è detto che riesci a fare comunque le cose come no. avresti voluto tu, ecco. E, um, però ho un po' l'ansia di vedere i di lacrime, perché ho, ho tipo paura di vederlo e fare: Oh, cazzo, ma è uguale al mio film, <ride> Quindi, no, perché... no. <ride> ho veramente paura. Ma perché non ha senso, non ha senso niente. I personaggi non hanno un arco. Niente, cioè, se il libro è tutto basato su l'arco dei personaggi, i sentimenti, le emozioni, sia il loro arco che l'arco insieme, cioè tutto basato su questo, no? Sostanzialmente, perché di trama non ce n'è neanche nel libro, zero. Però mm. ce n'è comunque molta di più rispetto al film. Cioè, tu dici, cazzo, c'è una trama lineare che è difficile definire la trama, la trasponi Easy pisi, no? Lemon squeezy, no, invece. Poi c'è un momento super problematico ma che nel libro non c'è. Cioè, ma delle robe proprio che stai lì con le mani nei capelli tutto il tempo e dici, ma, ma io non ho... Cioè, è da anni che non vedo una roba così brutta. Ma ti giuro, è da anni che non vedevo una roba così brutta. Perché poi non ha neanche lo spirito alla De Lady, della Del Santo. Questo si prende sul serio, dici? Questo veramente si prende sul serio, ma che dici, ma perché? Ma non l'avete visto finito, questo robo? Vabbè. Eppure, sta piacendo, oh, vedi? Ok. <ride> per citare René Ferretti, viva la merda. Come sempre, la merda paga e vende. Tutto. È la merda la fa. Sì. la alla grande. E... Voilà. Probabilmente alla fine lo vedrò così, per, per curiosità, per spizio. Un frizzo, un lazzo. E, um... Non definitelo Twilight italiano perché Twilight è mille volte meglio. eh. Il che... Mi fa fare a molte mille. domande. Mille volte. Cioè, mi state paragonando il tizio che fa Rigel così con un Robert Pattinson a inizio carriera, ma vergognatevi, cospandetevi il capo di cenere subito. subito. Rigel. Che poi, Rigel. Rigel, Rigel... Ma poi non ho capito, loro sono tipo italiani, italiani, però è ambientato in America e li chiamano con nomi stranieri. Allora, è ambientato nell'Alabama ok, così quindi loro fanno degli alabamesi tipo non loro so sono degli alabamesi è... esattamente, o degli alabamesi la... o degli è... alabami esatto. degli alabami <ride> loro sono i classici alabami e... e il fatto che, allora il protagonista si chiama come una stella che però mi hanno ah. detto si legge all'araba e quindi sarebbe rigel ah, rigel addirittura? come il righello esattamente, rigel Okay. Però si sa che fossero davvero degli alabamensi, gli, alab gli alabamensi come tutti gli americani americanizzano tutto, perciò, Rigel. Se, eh, perciò è Rigel, perché poi si chiama Wild. quindi se tu me lo leggi ah, è Rigel, è eh, certo te pare, come anche, anche l'Oscar, come anche Oscar Wilde, quindi eh, e, certo. te pare. E, <ride> e il fatto è che se ti chiami Wild, quindi ti devi chiamare pure Rigel. Beh, non ti chiami Rigel, sì. se no Rigel Wilde. Giusto, giusto. Rigel Wilde a questo punto, o Rigel Wilde a questo punto, effettivamente avrebbe più senso. E Quindi. invece, lei come si chiama invece? Non me lo ricordo. Nika. Nika, ah, ok. Tipo Veronica o tipo Nica... Nika. la farfalla. C'è cioè, una farfalla ah. che si chiama Nika. Ma gli americani la chiameranno sicuramente come, la chiameranno Nike, tipo Nike, come dicono Nike gli americani, c'è cioè di Nike. Ma, ma tanto qua non c'è problema con le pronunce, tanto visto che lei eh, si chiama come una farfalla e il suo am amatissimo Rigel, Rigel, Rigel la chiama Falena. Falena? Ma la Falena, falena. non è una no, non falena. No, no, Violetta, non falena, la chiama Falena. <ride> Capito? È diverso? È diverso. <ride> ma poverino, ma ha dei problemi ai polmoni. Non respira <ride> bene. Cred Considera che, che l'attore che fa appunto Rigel, Rigel, Rigel lui, ehm, faceva il cantante ad amici, quindi magari avrà sviluppato de dei problemi polmonari ma dopo. Non è un attore, è quindi attore. lui? No, si, si, si vede. Falena Falena, ma poi scusami, poveraccia, le vuole male perché da farfalla a falena? cioè, le farfalle sono belle, le falene sono dei cosi pelosi con delle alette grigie appiccicate fanno paurissima. <ride> c'è cioè, un motivo, c'è un motivo. <ride> Del eh, libro madonna, nel eh. film non si capisce, la chiama ah, ah, così a caso completamente. Okay, so, non c'è okay. un motivo nel film, ma nel film non c'è un motivo per niente, è tutto splendido, <ride> è tutto splendido. Nell'orrore, bellissimo, <ride> sì, è proprio <ride> falena col piatone, preciso. Sì, sì, sì. Esatto. Mica del quarticciolo, dice Alessia. <ride> rigel, rigel dei Navigli, <ride> Alessia. Proprio che poi classico accento dell'Alabama hanno. Eh, immagino, immagino ovviamente, eh, sì. sì. beh, sì. tipico accento alabamense italiano, italo-alabamense, diciamo precisamente, infatti. No, noi diciamo falena invece in Alabama si sa che si dice falena <ride> sì, sì, certo. sì. classico alababense alababamense pensavo, pensavo si dice month in inglese invece no. in alabamense è proprio falena <ride> esatto <ride> okay. altrove okay. si dice moth ma lì si dice <ride> bellissimo molto bello, molto affascinante e va bene lo metto qui, lo pinno delle cose da guardare <ride> quando vado in bagno e voglio trattenermi così guarda stimola di sicuro quello sì sì l'evacuazione allora. ah, di tutti i tipi l'evacuazione proprio allora, allora si può fare quantomeno non è un musical giusto anzi peccato forse no. non magari, magari. magari. No. in quel no. caso invece niente e, vabbè comunque e niente, e questa sera abbiamo abbracciato, cioè, vedi, facciamo giri infiniti come gli, gli amori che vanno eh, e poi ritornano, che erano una canzone di venditti. E noi questa sera stiamo facendo la stessa cosa con il nostro grande amore, ovvero il cinema e l'intrattenimento seriale. Perché anche quando i prodotti sono così discutibili, però comunque il nostro amore rimane, a prescindere, ne parliamo comunque. Questo, questo significa che c'è grande amore. Mio unico grande amore, esattamente. Come direbbe il volo, come direbbe il esatto. <ride> Quando è il concerto del volo? l'8 giugno, a Roma. Sei Dopo quasi. Quello andrò eh. io, intendo. Sì, sì. l'8 giugno, a eh, questo gran, grande amore, grande incontro. E... <ride> Sì. Ma a parte questo, tornando al cinema, e io, ecco, vedi, io ho una, um, un. sto per dire una stronzata, scusate, mi viene da ridere. E eh, no. adesso lo voglio sapere, però, ti <ride> <perché> stavo <ride> uscendo. No, perché sto per dire, io un... Come cavolo si chiama quella cosa ha fatto Jenny Love, Un visual album del pollo. guarda. <ride> probabilmente, se non è una stronzata, probabilmente lo guarderei sul serio anche con grande passione però nel senso mi fa ridere l'idea capito di, di questa cringeata del visual album del volo però sarebbe con... coerente lo... con lui coerente con Jennifer Lopez assolutamente no ma... dico con l'estetica del volo che comunque è molto cringe barocca quindi... ma guarda ma lo sai guarda io cioè adesso non voglio guarda che il disco nuovo è bellissimo cioè, è molto diverso dalle cose che, che hanno fatto precedentemente, che comunque sanno il loro perché, però ti giuro, il disco nuovo oh, cioè, non te l'aspetti. Non sembrano loro, non si giura, sono tutti inediti. Ed è la prima volta, tranne una che è la canzone dei Queen che hanno cantato a Saremo. E capolavoro, vabbè, però anche quella hanno cantato a Saremo, però è un inedito. Sono tutti inediti e ti giuro, non, cioè, non te l'aspetti. C'è il pop, c'è il, il rock, c'è. bello, molto bello. Adoro che tu sia diventata una super fan del volo. Sembra, sembri tipo una fan del volo da quando avevano, si sono formati il diciamo, programma sì. della Clerici e invece, no. invece tu li conosci da febbraio, adoro questa cosa, da due mesi. Da cioè. Cioè, eh. Ma esatto. va bene, va bene, sì, eh, sì. Oh, è andata così. E pensa, io prima ero molto critica nei loro confronti. Non so perché, poi l'ho visti a Sanremo e mi è scattato qualcosa. Sarà pure che mi è scattata l'età giusta per diventare una fan del volo, perché comunque loro hanno delle fan di una certa età, diciamo di solito, o bambine molto piccole. E io si vede che sono entrata nella mia eh, milfera, e quindi cambiano gli artisti che mi piacciono. <ride> non so <ride> che ti devo dire. Comunque, comunque... tornando al cinema, <ride> tornando al cinema. E, e, e comunque è colpa tua, Giulia, perché se tu non mi avessi convinto a vedere Sanremo, tutto questo non sarebbe successo. Quindi adesso te lo accolli. Io mi assumo la mia responsabilità. <ride> Brava, sì, tutta. Tornando al cinema. E a, ai musical, no, basta. L'argomento musical l'abbiamo esaurito, direi. E siamo d'accordo sul fatto che effettivamente i musical hanno, il hanno ancora il loro pubblico. Quindi è una stronzata, come ha detto a Jennifer Lopez, che i film musicali non vanno e anche le major sono un po' spaventate perché abbiamo visto che comunque. Uh, di alcuni film cercano di nascondere un po' la cosa, però poi se ci vai a pensare alla fine, persino una serie musical come Nasbin Hotel è diventata virale e quella non è manco solo un film, ma è proprio una serie intera. Quindi in realtà c'è ancora, c'è ancora dell'hype per i musical. Basta imbroccare, diciamo, la, la, la quadra giusta in un certo senso, che non è facile, però comunque. Ma se qui ci si arrovella sul dichiarare o meno se un film che sta per uscire è un musical o no attraverso un trailer, eh, ci sono delle dichiarazioni invece molto più sfacciate, ecco, che non si pongono nessun limite e nessun problema e che sono arrivate in questi giorni. E, e quindi entriamo nel mondo dei sì, quel prequel, trickle e quel che ne è. Ovvero... Ci sono due annunci in particolare che sono avvenuti uno dietro l'altro praticamente. E che le disgrazie non vengono mai da sole in quel senso, no. tu intendi? ok? Eh, eh sì, capito che uno dice non può piovere per sempre. Forse, sì, sì. forse <ride> <ride> comincio a chiedermi dopo anni di reboot, che forse potrebbe anche piovere per sempre. Te la butto lì, te la butto lì, non lo sappiamo. Ehm, questi due annunci sono... Matrix 5 e Pirati dei Caraibi 6 che già sentire il numero no vicino, <ride> vicino a questi titoli cioè già ti dovrebbe far dire cosa sta succedendo esattamente nelle <ride> major cinematografiche perché no, un film 1, 2, 3 3, però trilogia chiudi oh, l'arco, terzo film, top e hai tutto ora Vero che, vero che poi eh, cioè, ci sono delle eccezioni, tipo abbiamo avuto Harry Potter, capito, 72 film. Lì c'erano i libri, però, sai, quindi c'avevano tutti gli archi, cioè, certo, più giustificato, diciamo, più giustificato. Però, cioè, voglio dire, partiamo da Matrix, per esempio, Matrix comunque, no? Io Se lo fatto i tre film, anche cioè. io per carità. Fatto i suoi tre film, quindi è stata una trilogia. Seguendo l'idea della trilogia, ok. Esatto. Ed era onestissimo, nel senso che, certo, Reloaded, Revolutions, non saranno forse non era nel picco, diciamo, di Matrix. Matrix, per me, per la mia concezione, rimane poi alla fine uno. Ecco, il resto potremmo anche risparmiarcelo volendo, però ancora ci sta, ancora è una saga che si tiene. E poi vent'anni dopo decidono di andare a stuzzicare il can che dorme, decidono di resumare questo uh, esimio, mh... non cadavere perché comunque non sono... è, che è no. che non è che è morto male, Matex, no, questa reliquia. Diciamo, questa reliquia che è stato, che è, e di fare il 4 che con... sarà pure stato... <ride> 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 sentiterno, diciamo e. E uh, sto benedetto Matrix gli viene la pelosa idea di fare il 4 Resurrection nel 2021 che già una delle due sorelle Wachowski gli ha detto "Guarda, mh, Lana, te lo fai tu, io mi chiamo fuori". Grazie, ma no, gra come se avessi accettato davvero Lana, come se avessi accettato, ma no. E te lo fa lei, regia, bla bla bla. A sto giro e, e già non era andato da paura perché comunque il 4 ci ha avuto i suoi problemi, abbiamo voluto dire ma lo strascico della pandemia, cazzi mazzi, sì, Però diciamo che già sì non è no. andato. Sì, sì e no, no. esatto, sì cioè, no. allora, a me comunque certe cose erano piaciute, c'era sotto tutta una lettura non binaria Mi che ricordo. avevo fatto il film, insomma, mh, avevo trovato comunque delle cose interessanti. Non ce n'era bisogno, comunque, per quanto ci fossero delle cose interessanti, e senza quella lettura lì particolare, che comunque è una sovralettura che si fa, che va oltre il semplice intrattenimento che dovrebbe comunque fornire il film, il film è, è difficile da apprezzare, tu cioè È proprio una roba per i fanatici della saga di Matrix come me, eh, quindi era un film pensato per me, però il fatto che. Pur essendo un film pensato per me, ho fatto fatica a apprezzarlo al 100%. Quindi Mi chiedo adesso, il quinto, che cosa va a raccontare ancora? Eh, questo è un ottimo quesito, un ottimo quesito. Anche perché se nel quarto eh, Lily gli ha detto tu fai te l'ana perché io non me la collo, questo quinto ha detto no anche l'ana. Cioè. perché cioè, nessuna delle due autrici originali che hanno concepito creato e reso grande Matrix dal nulla, perché non era basato su nessuno, non si appoggiava niente, a nessuno nessun, era un'opera originale basato magari su una cultura, su una sottocultura certo. del cyberpunk eccetera però comunque sia, era originalissimo e, e si appoggiava diciamo su eh, prima del 2000, fine del 99 prima del 2000 diciamo un un momento storico in cui l, entravamo nella, nella tecnologia più avanzata, la paura di internet, la paura di questo di questo mondo virtuale che era un mistero, ancora certo. per, per noi e che oggi non ha più eh, luogo di esistere, nel senso che le paure sono rimaste ma si sono estremamente evolute dall'universo che era Matrix. Esatto. Uh, e poi diventava anche tutto un discorso filosofico, partendo da quelle che erano delle paure umane del, del, del virtuale. Adesso Lana e Lilly Wachowski dicono ciao, ve lo fate voi. L'unica cosa, Lana rimane come produttrice esecutiva, però produttore esecutivo, diciamo, non è manco quello che ci mette eh, il capitale, diciamo, è soltanto quello che un po' cioè, a nome. volte... Sì, sì, è un nome, diciamo che se fosse veramente esecutivo un po' eh, supervisionerebbe gli elementi che vengono chiamati a comporre eh, il film o magari suggerirebbe dei nomi per, eh, per la produzione del film, però spesso fanno, fanno gli attori, i produttori esecutivi, ad esempio, proprio così, dic diciamo tipo ad honorem in certo. un certo senso e forse qui è più il caso, diciamo. Di avere Lana uh, ad onorem, quasi produttrice esecutiva, um, e affidano la regia a Drew Goddard invece, che è quello di uh, Sette sconosciuti al Royal mm -hmm. e Quella casa nel bosco. Ah, è anche di The Martian. Sì, sì, sì. Mm. lo stavi leggendo quindi sì. Poi World War Z, mi ricordavo questi due. Mm. Um, Beh, quella Casa nel bosco è un gran film, però cioè, nel senso non so, lui no, quanto ma... ci ha messo di suo, cioè, no, non so adesso quali ha scritto e quali ha solo diretto. Quindi dove è stato tecnico, più tecnico e dove è stato proprio eh, più artista. Non ti lo so, dirò, eh. quella Casa del bosco lui eh, regia Drew Goddard, però ha fatto anche la, la sceneggiatura assieme a Joe Swedon. Ok, ok, no, ma Blue Godard secondo me non è l'ultimo degli stronzi. Eh te lo dico, cioè, sia a livello di, di visione che anche a livello proprio più tecnico. cioè Comunque, per quanto siete sconosciuti a Royal, non mi avesse per niente folgorato come, come film, però la regia era molto, era molto interessante. Mi era, mi era piaciuta, era molto curata, diciamo. E, quindi, insomma. De Martian non era eh, male. Tu l'avevi visto quello con Matt Demon De Martian? No, non l'ho mai visto, però ho capito qual è. A me era piaciuto la regia di Ridley Scott e invece di Goddard e la sceneggiatura, che tra l'altro è un adattamento di un libro. Quindi, nel senso, è anche poliedrico, direi. Però, il, il problema è che... Come <coughs> hai detto... Allora, i film di fantascienza, i prodotti di, di fantascienza sono... Nascono dalle riflessioni, dalle paure, dai timori, dalle speranze che si hanno in un determinato periodo storico. Beh, comunque la fantascienza ehm, spessissimo va ad analizzare il futuro o un passato cronico, comunque una versione di un tempo diversa rispetto a quella che si sta vivendo, o un tempo diverso rispetto a quello che si sta vivendo, per riflettere sul proprio presente. Quindi, se tu scrivi un'opera negli anni 70 vai a vedere che so il futuro 300 anni dopo per far nascere una riflessione sugli anni 70 che stai vivendo mentre stai scrivendo l'opera o eh, la stai girando, eccetera eccetera. Quindi questa è proprio la base della fantascienza. Matrix appunto, come dici giustamente tu, è prettamente ascrivibile alla fine degli anni 90 e i primi anni 2000 quando c'erano delle riflessioni delle paure dei timori delle speranze riguardo a un determinato tipo di tecnologia è chiaro che poi le opere di fantascienza diventano delle pietre miliari della nostra concezione del mondo del, dell'essere della società de, de, dell'umanità eccetera eccetera perché vanno oltre la semplice tecnologia perciò anche se tu leggi un'opera di Asimov che è stata scritta decenni fa la trovi comunque sotto, da un certo punto di vista per le riflessioni che fa, sempre attuale. Ok. Però se tu vuoi fare una nuova opera di fantascienza che sia ascrivibile a questo periodo storico, il 2024, è difficile inserirla all'interno dell'universo fantascientifico di Matrix, perché parte da premesse completamente diverse rispetto a quelle del 2024. Quindi devi fare un prodotto fantascientifico nuovo. Assolutamente. Sono Cosa fai se no? Una versione di Matrix <ride> che è coerente col modo di vedere il mondo del 2024, che non è lo stesso del 1999. Da cui sei partito, quindi esatto. Eh, cioè, sono passati tanti anni. No, sì, assolutamente. Cioè, Oggi mh, non lo so, puoi intabolare un discorso. Sui social media o puoi intavolare un discorso sull'intelligenza, ah, no, eh. certo. puoi accenna? intavolare un discorso sull'intelligenza artificiale. Perché le nostre paure odierne rispetto alla tecnologia, in questo momento hanno a che fare con l'evoluzione dei social media e con l'intelligenza artificiale, ad esempio, tra l'altro quindi l'intelligenza artificiale, mh, insomma, ne hanno già molti molti registi eh, nei decenni in verità di queste intelligenze artificiali che prendono il controllo no, eh, della de dell'umanità eh, eh, per dire però una parentesi potrebbe essere anche l'applicazione dell'intelligenza artificiale all'interno degli androidi altre cose che sono state esplorate in mille, in mille prodotti che sia solo l'intelligenza artificiale o l'intelligenza artificiale negli androidi che poi li risveglia eccetera eccetera cioè per dire mi viene in mente questa serie di Channel 4 che si intitola Humans che è molto molto bella, le prime due stagioni ve le consiglio tantissime tantissimo e sono praticamente questi androidi che sono cioè, l'aspetto è quello degli esseri umani che però, appunto, sono dei robot e ad un certo punto però hanno un risveglio, la coscienza, e quindi è molto bello vedere il, le, 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 queste, queste creature che sono umane ma non lo sono, e che vedono il mondo per la prima volta, sperimentano il libero arbitrio, però sono delle tematiche che provengono da decenni e decenni di fantascienza. Se me la metti in Matrix... Non ha senso questa cosa. Cioè, lì ci sono le macchine che hanno distrutto il pianeta Terra. Non è neanche una tipologia di tecnologia che va a preservare la natura per distruggere gli esseri umani. È tutta un'altra cosa proprio. Sì, sì, sì. Cioè eh, sì, sono un po' dubbiosa su da dove possono ripartire. Anche perché ci hanno lasciato con uh, trinity e Neo, soprattutto trinity che volevano attuare diciamo una ricostruzione um, del matrix nel senso un miglioramento diciamo del matrix quindi non più um, Prigione. uscire dal matrix e, e, e ricreare una vita al di fuori che era poi esatto. quella dei ribelli no? ma esatto. tornare nel matrix e in qualche modo riappropriarsene diciamo re, um, sistemarlo uh, quindi potrebbero partire da qui uh, non lo so potrebbero fare una riflessione mh, su non lo so è eh, quello, non, non so, lo so, vera, non so cosa possono inventarsi stavolta. La volta che toglie il, il conflitto tra umani e macchine, il Matrix che viene creato come questa eh, realtà in cui vivono le menti di tutti insomma, i, gli umani incapsulati che servono alle macchine insomma, eh, come produttori di energia, eccetera, eccetera, e eh, ne, il, il fatto che siano nel Matrix serve al mantenimento e alla sopravvivenza delle stesse macchine. Quindi è stata una prigione mentale costruita dalle macchine per se stesse, per sfruttare sotto tutti i punti di vista gli esseri umani, quindi ci sta che loro vogliano riprenderselo, riappropriarsene come uno spazio loro. A parte che comunque oggi ti posso dire vedendo non il riscaldamento globale, ma l'ebollizione globale, eh, come l'essere umano sta distruggendo sempre di più eh, il mondo in cui vive, un'ottica di Umani contro macchine, con gli umani che vincono e sconfiggono le macchine è una cosa un po' anacronistica. Perché ora, come ora le opere vanno a rappresentare anche una minaccia potente per gli esseri umani e l'altro insomma, schieramento è uno schieramento che farebbe meglio al pianeta Terra de della razza umana. Quindi uh -huh che gli umani sono quelli da debellare, la minaccia no. da debellare, no? Quindi, alla fine, ha, ha detto tutto quello che doveva Matrix. Io, sì, io non... non... Basta. Sì, non, no, non riesco a immaginare cos'altro, a meno che non vogliono trasformarlo in una... Sì, ma come fanno? In una lotta di classe, nel senso che via i vertici abbiamo la corporazione, il potere uh, delle macchine. e No, non lo so. Mm, vabbè Non so se Drew Goddard scriverà anche la sceneggiatura di questo film, o sarà solo il regista, però hanno annunciato solo il regista però nel senso Drew Goddard o oh, chi per lui avrà una bella gatta da pelare, infatti io pensavo, mm -hmm. cioè cazzo Drew Goddard, secondo me si sentirà vagamente sotto pressione ad aver accettato questo ruolo perché comunque vai a toccare un, uh, un mostro sacro come Matrix, eh, vabbè che ci hanno già messo le mani, ehm, ci ha già messo le mani Lana Wachowski in Resurrection, però sai finché è ancora una tua creatura, diciamo, perché sei, sei tu che... Eh, Sei la mente eh, originale nel Matrix degli anni 90. È un discorso, però, se ci mette le mani qualcun altro che non, che non è la sua creatura, capito? Magari potrebbe essere anche soggetto particolarmente a critiche, soprattutto se, se, non, ehm, se il prodotto poi è mediocre, capito? O oh, per carità di Dio, magari poi mettendolo in mano a, a qualcun altro ha una visione talmente diversa. Tantamente nuova? Sì, che, che invece. Eh, gli ridà nuova vita però eh... Però veramente è, è difficile usare anche usando la fantasia immaginare che cos'altro potrebbero eh, continuare a raccontare con Matrix senza stravolgerlo perché è giustissimo mm. il discorso che facevi tu prima, capito? Che comunque si basa su un'epoca che è già superata. E quindi eh, però eh, se, cioè, devi rimettere in discussione tutti i meccanismi eh, originali di Matrix se vuoi eh, ricontestualizzarlo, capito? E allora lì, come dici tu, non ha più senso. E, um, quindi, quindi boh. <ride> diciamo ma, che proprio non. Vincenzo dice: Neo era l'eletto, se era il sesto eletto, se fanno un prequel potrebbero esplorare le matrix precedenti e gli eletti precedenti, ma queste sono cose che meglio lasciare alle fantasie dei fan. Sono d'accordo, di son Vincenzo, diventa troppo difficile secondo me. Ah, voi dite che addirittura si potrebbe andare a stuzzicare un prequel invece di andare avanti con un sequel. Però, cioè, nel senso, io, io penso anche che cioè, in quel caso potrebbe essere ancora più difficile portare il pubblico in sala per il semplice fatto che se tu eh, levi dall'equazione anche ehm, New e Trinity, cioè levi dall'equazione Keanu Reeves e mh, lei, come si chiama, Carrie Ann Moss. Ti perdi anche il pubblico che, come me, magari dice: Vabbè, dai, voglio riandare a vedere Chiano Reeves che interpreta Neo in sala, capito? Magari se lo inventano un suo antenato. Non <ride> lo so. <Aiuto! ride> non lo so. Che non è Neo ma è old. È old, oldo. Poldo oh, oldo. Old, old, Poldo De Oldo, che, oh, che è un collaborazionista e che aiuta le macchine a creare il, il primo Matrix, e invece uh, Trinity, che non è Trinity, ma è Unity, che vuole, invece è tipo, oh, potrebbe essere un Enemies to Lovers. Nel senso, lui è un collaborazionista, è un essere umano che aiuta le macchine a costruire il Matrix e le prigioni per sfruttare insomma, gli esseri umani. E invece lei è una pre-resistenza e, e dice no a tutto questo. E spartono dai, da nemici e poi diventano amanti Enemies to Lovers. E in un attimo è uno Young Adult. <ride> Esattamente Subito. ed Esattamente. È up, in realtà non è Matrix 5 ma è After 5, signori. E sì. questo è il grande colpo di scena. Questo è il grande colpo di scena, <ride> esatto. Ah, vedi, Daniela dice: Animatrix yes. era praticamente una serie di prequel, quindi è già stato fatto anche molto bene. Eh, che dire, non lo so, non so cosa aspettarmi da questa idea. Sicuramente, quando, cioè io pensavo che col quarto avessimo concluso. Finito. Però Daniela, in Animatrix non c'è la versione Enemies to Lovers. E che, che fai? Te ne privi? Cioè che fai? Non, non la vogliamo la versione Enemies to Lovers, insomma? Eh, eh, in eh, Matrix, eh, scusa. In Matrix soprattutto. Ciao. Ehm, sì, eh, non lo so. Sono perplessa, tanto... Eh, può darsi anche che in fondo saremo già in pensione quando uscirà questo, per fortuna. forse non dovremmo parlarne, esatto. <ride> forse non dovremo parlarne. Speriamo eh. ci siano altri 5-6 scioperi nel frattempo! Sì, esatto, sì. Sì. Con calma, con calma. Va bene, calma, bene cioè, va bene, preso. Con calma. E... <ride> No, sì, Preoccupante direi. No, ma anche perché, come, come dire, si, da che il primo, no, era una pietra veramente miliare, è stata una pietra miliare, è stato proprio un benchmark per la fantascienza, eh, per il cyberpunk nel cinema eccetera, poi si è andato sempre più degradando, degradando, degradando fino poi ad arrivare insomma a questo Resurrection che eh, è stato un cerchio di raccogliere proprio dal fondo del barile e adesso anche perdere, capito, abbiamo già perso Lilly. Nel percorso, adesso abbiamo perso anche Lana. Nel percorso, adesso dai il progetto a qualcuno di completamente nuovo, cioè sta diventando proprio un, un franchise che viene, um, diciamo, eh, munto come eh, una mucca, capito? Eh, attaccata a una macchina meccanica. A proposito di macchine che viene munta fino all'ultima goccia. Della sua, delle sue possibilità uh, lattiginose e <ride> non so cosa sto dicendo <ride> no però sì cioè nel senso esattamente come vengono monti gli esseri umani i, tra virgolette in Matrix Ma, dalle sì. macchine la stessa cosa vale per il franchise che comunque il fatto che Matrix di per sé diventi un franchise è una roba proprio eh, sì. co un controsenso enorme però va bene <ride> Va bene, saremo qui a guardare <ride> mentre, mm, mentre avviene sì. tutto ciò. 5, Matrix 5. Mio Dio, nel 1999 ma... non avrei mai pensato che sarei arrivata no. a sapere che sarebbe uscito Matrix 5, ma no. 5 non è un numero così alto in fondo se pensi, esatto. che, di... <ride> se pensi che dei pirati dei Caraibi stanno per farne... 6 perché sei almeno 5 sta un, su una stessa mano invece sì. per il 6 devi scomodare anche l'altra capisci cioè due mani due, se cadi mentre fai vado a vedere batrix 5 ah, cadi però ti puoi reggere con una mano no invece se eh, cadi mentre ci vado a vedere pirati dei Caraibi 6 cadi e ti sfracelli perché stai facendo sempre il 6 quindi c'è tutte e due le mani occupate terribile tragico tragico veramente tragico questa cosa eh, però ecco, ti posso dire, mi ferisce di più Matrix 5 perché come dire, mh, Matrix ha fatto parte della, della mia adolescenza, eh, pre-adolescenza, diciamo comunque eh, lo, lo ritengo un capolavoro. E, non è una parola che uso così spesso no. per i film, diciamo, però dopo 20, più di vent'anni dall'uscita, oggi mi sento che possiamo definire il primo Matrix un capolavoro. E um, è, ancora, è ancora tanto attuale a livello filosofico per tanti aspetti. Eh, quindi è veramente un, un filmone con la F maiuscola. Perciò ci sono tanto affezionata, capito? Eh, mentre cioè Pirati dei Caraibi insomma alla fine invece si è sempre preso meno sul serio in questo senso, comunque era, cioè, me ne frega il giusto, diciamo che, che esce il 6, nel senso che tanto peggio di così, cioè, secondo me Pirati dei Caraibi ha già raschiato il fondo più di una volta, non solo come Matrix fa con Resurrection, capito? Cioè, Pirati dei Caraibi per me sta raschiando il fondo dal secondo capitolo, per quanto mi riguarda. Io salvo solo il primo. La maledizione della luna perché io ti posso dire che tipo ho visto il primo e il secondo, il terzo forse neanche l'ho visto, poi il quarto che è quello con Penelope Cruz non l'ho visto, e poi ho visto il quinto dove ci sono i figli dei figli. Sì, non è, non è quello con Javier Bardem il quinto? No, forse il quarto. Lui con le oh, croste so in faccia, vera. lui con, con le coste in faccia. <ride> Oh, aspettate un attimo. Era una roba, dice, guarda, non l'ho visto. Io ho questi ricordi tipo dalla locandina, forse dal trailer. Perché... Sì, La vendetta di Salazar era questo. Era il quinto. Oh, io... La vendetta delle cozze. No, allora non ha proprio le cozze in faccia, però. Sarebbe stato meglio se avesse avuto le cozze in faccia, oddio, mi sento male. Aspetta, lo devo vedere. Aspetta, aspetta, lo condivido. E Condividilo, ti prego, però io mi ricordavo con le cozze in faccia, invece no, c'è solo la faccia un po' spaccata piena proprio, cioè... vedi? Ma c'era uno con le cozze? Ma, Ma io guarda che mi ricordo qualcuno con le cozze in faccia, i Pirati dei Caraibi, eh. Ricordo anche io, però si vede che non era Javier Bardem, aspetta, perché lui qui ha la faccia rotta come una, una, una tazza che è cascata per terra e che hanno cercato di allora, rimettere insieme. Scrivendo, pirati dei Caraibi, cozze in faccia. Ma secondo te, no? Cioè, cosa puoi trovare se non una clip di questa live? <ride> no, oh, ma non trovo nessuno. C'era però, sì. Ma pure io mi ricordo sta cosa, allora non era, non era, no, no, dici? Allora, Maschera dice, forse uno dei pirati zombie al servizio di Davy Jones? Non mi ricordo, allora, Davy Jones sicuramente no, perché Davy Jones era quello con, um, era Zoyberg, quello con i tentacoli al posto della bocca, però non aveva le cozze in faccia lui. Aspetta, aspetta, perché Marici, con, con una certa certezza, ci dice era nel secondo, il padre di Will. È sputa fuoco Bill, dice Fabiana. Attenzione. E vado a cercare, sputa Vai a cercare, sputa fuoco Bill. Il padre di Will. Oh, qua. <ride> qua sono convinta. Sì, eh. sì, era lui con un po' di cozza in faccia. Tra l'altro. <ride> Un attore famosissimo, però aspettate un attimo, ve lo faccio vedere. Sì, aspetta. Aspetta, okay. aspetta che faccio, condividi questa. Ok, c'è le cazzo in faccia! Ma lui <ride> è scatto. È <ride> Ma chi è il papà di, di quei capolavori di, Ale, di Ale... Sì, Alessandro? Ander Scarsgard e, e Bill Scarsgard? O sbaglio? Sì, sì, è Bill Scarsgard con le cose in faccia. <ride> Stellan! Ci aveva, aveva, aveva da pagare le bollette. Ma è Alexander o Stellan? No, scusate. Scusa, ho detto, ho detto Alexander, mi sono sbagliata, È Stellan. Sì, 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 stellan Ma anche in questa foto. Padre? Se ti guardi solo l'occhio sinistro, quasi quasi potrebbe anche sembrare Alexander, sai, con una maschera di lapice <ride> a proposito in di <ride> le cose in faccia, <ride> oddio santo. E questo qua era il padre di Will. Cioè, sì, sì, Bill, padre di Will ragazzi bill e will cioè, ma abbiate pietà veramente io non so come si può <ride> mamma mia cioè, quindi nel senso eh, abbiamo già avuto nel secondo c'è cioè, pure una stella marina assieme alle cozze in faccia quindi c'è cioè... <ride> con la stella, in stella in marina con la stella marina la... esatto, ma è... esatto. Mamma mia, sì, sì. cioè, Quindi... veramente non l'ho visto comunque. Mi sono persa questa, questo magnifico Pirati dei Caraibi, le cozze e il ritorno. Le cozze il ritorno delle cozze. Cioè, <ride> sì, esatto, la stella marina per dare te. quel tocco di fashion in più, cioè <ride> sputafu Bill. <ride> cioè, detto su te su di cotte. <ride> <ride> Io sto piangendo, ragazzi. sono commossa. Di giuro, eh. è stato molto eh, bello questa cosa. Guarda anch'io, di fronte alle cozze in faccia, mi commuoverei sicuramente. <ride> non so perché questa cosa mi fa ridere così tanto, però. però, veramente mi fa molto ridere. E... <ride> Comunque, dicevamo, perché questo era sì. il 2. Scusate, Adesso dobbiamo arrivare al 6, quindi eh, che cazzo Cos'altro metteranno in faccia al prossimo? Una mano, guarda, <ride> la mano sicura. La mano in faccia è quello che mi metto io quando vedrò questo film. Una bella cinquina in faccia, eh, anzi una <ride> sestina, così ta! taaa! Subito gli do, proprio. Veramente, sì. veramente, esatto, Pirati dei Caraibi fritto minto. No, sì, sì. anche perché allora che dovete capire, dovete sapere che in Disney dobbiamo anche capire: in realtà ma... <ride> no. l'apparanza dei Pirati dei Caraibi è direttamente il pesci giustamente smettete <ride> a <la> richiedere. <ride> Filetta è andata perché che... sarò... Ma guarda cosa scrivono! Cioè, un uomo cacciucco invece di sputa poco mi sputa spagnetti di mare. Ragazzi, veramente non riesco a parlare se, se, se non la finite. Già cominciato a girare con le console impasta poi. <ride> Eh no. ma era pertinente, però era, pertinente. era molto pertinente. Quale altro frutto di mare, le vongole, no, la sagra della tellina, le telline in faccia o altro? I ricci, allora, i, ricci ricicati, i ricci di mare, così. È vabbè. Molto bello, molto bello, e veramente molto bello. E dovete sapere che in Disney si sono espressi in maniera abbastanza esplicita sul fatto che, ovviamente, tutti ci stiamo chiedendo in sala, ma questo Pirati dei caraibi 6 ma lo facciamo con o senza Johnny depp eh, capito poi sì anche con o senza orlando bloom Kira Knightley, però soprattutto la domanda è se lo facciamo con o senza Jack Cozzi sparrow ah no scusa però Cozze... <ride> no, quello con quello con, assolutamente. Ah, okay. Ah, ok 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 e quindi in Disney su questo sono stati abbastanza chiari, perché sia il, ehm, eh, il non mi ricordo cosa, uno dei capoccia, diciamo, di Disney, che anche Jerry Bruckheimer, il produttore, I'm... diciamo, storico dei Pirati di Pirati dei Caraibi, ehm, entrambi hanno detto: vabbè, di Johnny Depp insomma fate bene una ragione nel senso che comunque non intendono aspettare eh, devo dire anche un po' piccati devo dire perché mh, Jerry ha detto mi sa che in Disney non, non hanno troppe intenzioni di stare appresso a Johnny Depp e effettivamente poi eh, Sean Bailey mi sembra si chiami lui che è uno dei capoccia della Disney ha proprio detto non intendo eh, non intendiamo aspettare che gli attori, diciamo, eh, cioè, non intendiamo stare ai comodi degli attori, non intendiamo aspettare che gli attori ci calcolino e siano pronti a fare questa cosa. Fondamentalmente, mm, probabilmente era. Piuttosto, diciamo, penso fosse abbastanza riferito a Johnny Depp in generale, a lui e alle sue abitudini particolari, tutte le sì. sue problematiche sui set, non set, eccetera. Ehm, che comunque problematiche non ha avuto solo sul set di Pirati dei Caraibi, però per dire insomma non è nuovo a queste, a queste questioni e quindi. In questo caso eh, si tratterà, cioè si parla di un restart addirittura, di un reset, eh, di, non vi dico di un reboot, però comunque sia di rimanere in quell'universo là, ma di ripartire con una squadra da zero. Quindi penso che non andranno, a meno che non si tratti di Cameo, penso che non andranno a a scomodare gli attori del, del cast originale. Eh, secondo me, tra dire... Kira Knightley e Orlando Bloom manco ci avrebbero tutta questa gran boia, sinceramente, però. Allora, ehm. già ce l'hanno provato col 5, facendo le cose con i figli di eh, Turner e la Elizabeth, <ride> eccetera, cioè coi figli di Kira Knightley. Io non ho manco percepito sto 5. Io penso, quindi in, nel 5 già non ci stanno tutti gli attori del cast originale? no, arrivano tipo all'ultimo cioè fammi vedere chi c'è nel quinto perché io l'ho visto addirittura al cinema però non mi ricordo un cazzo anche ah, cioè, eh, lì tipo cameo diciamo ma sì allora mm, co eh, eh, scusate assoluto, solo Pirati solo dei co Caraibi mi dice cozze in faccia adesso sempre eh, Pirati dei <ride> Caraibi 5 Se dice rimarranno solo le cozze <ride> ma sì esatto <ride> Allora c'era Jack Sparrow, c'era Jack Sparrow, ah, vedi. però come spalle aveva il figlio, eh, di, eh, il figlio di Will Turner. Ah, quel ragazzetto con i sopracciglioni, vero? Me lo ricordo, credo. Che è quello che fa il protagonista in Titans, si chiama Brenton Thwaites. Thwaites, sì, così. che ha fatto anche um, in Maleficent, faceva il principe Filippo. Mm, ecco, ecco. E poi c'è anche quella, l'attrice che si chiama Kaya Scodelario, che fa insomma l'interesse sì. amoroso di lui. Poi c'era sempre Hector Barbossa, e poi però il cattivo era. Eh, Salazar, appunto interpretato da Javier Bardem, eh, però nel senso cercavano, hanno cercato di restartare tutto con alcuni personaggi della saga ma una nuova coppia da affibbiare a mh, Johnny Depp quindi ci hanno provato a fare una sorta di restart, ma non è andato bene no. fammi vedere un attimo i dati quindi diciamo che la vera novità <ride> sarebbe avere un Pirati dei Caraibi praticamente senza Jack Sparrow sì mm. Senza Johnny Depp, cioè. vabbè, però insomma ha cioè, fatto il suo tempo. Io anche lì non andrei a risumare il cadavere nel caso di Johnny Depp. Veramente, cioè, ehm, io non andrei veramente a, a riportare. Io... Ti dirò, allora, sempre. Fa... Aspetta, sembra essere costato di budget di produzione 230 milioni e ne ha incassati complessivamente 700, vabbè, 95, 800. Eh, è andato pure bene andato, allora. Non eh, è andato infatti, così male in realtà, eh. Eh, Cazzo, no. Ma 2017, è 2017 andato... però. L'ultimo del 2017? Eh sì, cara. Caspita. Cioè, eh, mm, minchia. Boh, non lo so, ehm... Sarebbe il primo pirati senza Jack Sparrow, voglio dire, si dovrebbero veramente inventare i draghi, nel senso che dovrebbero impegnarsi molto. Ma al massimo possono sperare di puntare, secondo me, su un pubblico nuovo, però perché il pubblico dei Pirati dei Caraibi originale, non... non credo che se raccolla no. di vedere un Pirati dei Caraibi 6 con dei nuovi giovani attori sinceramente non penso che si accolla di ricominciare da capo con, uh, perché ovviamente ci metteranno degli attori che saranno, avranno meno di 30 anni tra i 20 25 anni al massimo capito cioè il pubblico originale di pirati dei caraibi è un po più grandino ormai quindi non penso si accolla di vederle di vedere <coughs> Qualcosa del genere anche perché ce l'ha già avuto il suo Pirati dei Caraibi con appunto Bloom e Knightley che erano penso sotto i 30 anni all'epoca eh, o comunque intorno al massimo e, e c'è già stata diciamo quell'era lì, adesso ricominciare da capo con, io leggevo nomi di rumors, ovviamente sono soltanto rumors, non ci mettete la mano sul fuoco, di eh, protagoniste come Ayo e Piri, che una delle protagoniste di The Bear, e, uh, oppure anche, addirittura Gianna Ortega. Uh, no. Sono attrici per, 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 eh, che vanno a conquistarti delle generazioni più recenti, comunque, soprattutto una Jenna Ortega che ha un notevole star power eh, che si è guadagnata, diciamo, ultimamente. Però chiaramente per la generazione che guarda mercoledì, per farti capire, capito? Quindi nel senso. però allora quando è uscito il quinto dei pirati dei mm. Caraibi eravamo nel 2017 ed era un'epoca diversa rispetto a quella di oggi. Assolutamente. Oggi con tanti uh, sequel, reboot, sequel, remake, sequel, remake, reboot, cioè per me è emblematico l'insuccesso totale dell'ultimo Indiana Jones, cioè mm, mm, mm. <coughs> mm, non sono così sicura che continuare a cercare di resuscitare i cadaveri faccia bene al cinema. Cioè, se ci sono stati i Cinque Pirati dei Caraibi che sono andati bene, provenivano da un'altra epoca del cinema. Adesso i blockbuster... Cioè, quella che funziona adesso, secondo me, è un, 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 un approccio tipo A24, la casa di produzione indie, eccetera, che sta anche cominciando a fare sì. prodotti con un budget più alto. Però sì. quel modo lì, secondo me, è... Corretto con il cinema di oggi il vecchio modo di spendere 200 milioni di dollari su un film <coughs> ne devi incassare molti di più rispetto a quelli che incassi oggi. Non vale più tanto la pena, secondo me. Boo? Sì, eh, sì, continuare a. A riesumare, giocare con l'effetto nostalgia, non lo so. Forse non ha più tanta presa sul pubblico ultimamente perché il pubblico eh. è abbastanza deluso da uh, più di un decennio ormai di sequel e reboot che però non hanno dato so le soddisfazioni giuste, salvo rarissimi casi, rarissimi sì. casi tipo Top Gun, però sì. salvo questi rarissimi casi uh, non. Uh, insomma, sono sempre stati abbastanza deludenti, sì, quel o i reboot, mh, ma anche perché se ti è piaciuta una cosa, eh, in, quel in un determinato momento storico del cinema, in un determinato momento della tua vita, della tua età che ti ha preso in un'età: cioè, che 10-20 anni dopo, 15 anni dopo, trent'anni dopo, eh, ti propongono una cosa che ormai è troppo distante per te perché sei più grande, perché vivi in un, un universo, un mondo diverso, cioè preferisci riguardarti l'originale che avere una... Eh, eh, capisci? Cioè ci sono sulle piattaforme! Non è che sono introvabili, quindi c'è solo il nuovo perché il vecchio non lo puoi trovare. Eh sì, sì, quindi boh, in bocca al lupo a loro, però veramente la vedo dura sia, cioè, proprio, ho, mi è venuto di accorpare Matrix 5 e Pirati 6 intanto vabbè ovviamente perché l'hanno annunciati mh, vicini ma proprio perché secondo me sono abbastanza emblematici di, di questo accanimento terapeutico, terapeutico su, brava, sui reboot sui sequel eccetera um, Proprio non, proprio non ci siamo ma anche perché poi cioè, matrix già c'è uno spessore suo come dicevamo prima però um, pirati dei caraibi nel senso è un filmetto molto carino molto divertente è stato il primo no, no. Mh, apprezzabilissimo godibilissimo di grande intrattenimento che però voglio dire rimane, rimane lì nel senso ne puoi fare altri 10 altri ne vogliono fare sei, dopo che hai fatto il primo ne puoi fare altri cinque, ma puoi raccontare cinque storie diverse che non devono essere per forza legate a quella lore e forse fai divertire di più il pubblico, perché tanto racconti sempre la stessa tipologia di storia. L'eroe ritrovato, Orlando certo. Bloom, no? cioè, la protagonista femminile, diciamo, l'antieroe, eccetera, sono sempre le stesse... Gli stessi personaggi cioè, e li declini, diciamo, in varie ambientazioni e scenari differenti. Eh, voglio dire, si può fare perché poi alla fine ehm, eh, avevamo questa, quest, questo triangolo anche negli anni '70, quando c'avevi eh, Leia, Luke e Jan, Han. all'epoca lo chiamavamo Jan. Ian solo, Ian eh, solo, e, eh, e, oggi, eh, cioè, e oggi, e poi te lo ritrovi in tempi più recenti, te lo ritrovi ah, 30-40 anni dopo, perché Orlando Bloom è l'eroe ritrovato come, ehm, come Luke, eh, Leia e Kira Knightley, il, non mi ricordo come si chiama il suo personaggio, Elizabeth sono Swan, Elizabeth Swann, Swan. sì, che sono queste... Principesse, diciamo, perché poi vabbè, Lisa non è una principessa, però ho capito che che hanno questo carattere così. Ehm, tosto. tosto, diciamo, eh, Feminine Power, eh, questo empowerment, diciamo, che si evolve negli anni e poi c'hai leroe antieroe che è Jack Sparrow che è Han Solo, quindi quello un po' più scapestrato, quello un po' più pirata perché in fondo. Eh, lo era <ride> meno letteralmente, ma comunque una era quella cosa. Quindi voglio dire: sono dei, dei tropici, delle storie che tu puoi declinare, 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 declinare all'infinito. Um, se lo fai con altri cinque film dopo Pirati e gli ambienti in cinque universi diversi, forse funziona di più per dirti. Poi nel mondo, del, nel mondo piratesco ci sono un sacco di storie che puoi raccontare, ti puoi inventare, puoi fare un universo condiviso, piratesco, in cui i protagonisti sono diversi, sono pirati diversi. Quindi poi alla fine cioè, poi il mondo piratesco è quello, cioè il fatto che ritorni, cioè il mondo piratesco sembra quasi un enorme trope di per sé che può ritornare sempre all'interno della narrazione con determinate caratteristiche in comune, poi cambi i personaggi, cambi le dinamiche, però poi alla fine è una storia piratesca. Cioè, non è che ti aspetti l'originalità all'interno di una storia piratesca, anzi ti, ti aspetti che rispettino determinate caratteristiche che devono esserci sempre nelle storie piratesche, quindi non lo so, guarda. No, ma certo, ma infatti anche quello che poi ehm, sono sempre stata attratta dalle storie piratesche, però Pirati dei Caraibi mi hanno annoiato molto presto, ti dico la verità, mm. non... Eh... Non, non sono riuscita a rimanerne poi appassionata ecco ehm, belle le musiche però <ride> sì no quello assolutamente cioè, sono entrate nella storia indubbiamente, le musiche di Pirati dei Caraibi però figurati a me manco piacciono i pirati quindi io piglia a parte One Piece appunto eh, sì, ma è no, diverso io... sì beh sicuramente è diverso non c'è niente di Pirati dei Caraibi One Piece. Però no, io invece sono sempre stata attratta alla figura dei pirati, quindi gli avventurieri, capito? Quindi mi, quando vedo che ci sono storie dei pirati mi, mi attrae sempre subito molto eh, il tema. Però, appunto, Pirati di Caraibi, come dicevo, mi ha stancato, stancato presto. Quindi e, per Violetta è? No, piena, piena rasa di tutto ciò. <ride> piena. Eh, ultima citazione, visto che l'abbiamo messo nella, nella thumbnail, eh, l'hanno annunciato un po' di tempo fa, è uscito il trailer ormai, il corvo, questa volta un reboot, un reboot, però vi dico la verità, io non conosco la lore del gioco. Cioè, Conosco il corvo, eccetera, però diciamo che non è un film che ha fatto parte della mia gioventù, quindi non sono una di quelle appassionate che dice non mi toccate il corvo, però capisco chi, eh, chi lo pensa, perché magari mh, mh, em empatizzo, diciamo, cioè, mi immagino se mi facessero una cosa del genere con Ritorno al futuro soffrirei molto, non lo fate, vi prego, e <ride> non toccate, lasciatelo così, è perfetto. Ginocchio. Così, No, vi supplico. Eh, però non so, Giulia, tu, tu invece sei un'appassionata del corvo. No, non sono un'appassionata del corvo, cioè, per me ci possono fare quello che vogliono. Sostanzialmente, non è che appunto come te urlo al sacrilegio, tuttavia, per quanto per me possano farci tutto quello che vogliono, quello che vogliono farci, mi sembra un po' domaccio sinceramente. Cioè, è. è, è... Il trailer è di un trash che fa il giro e diventa posh. Cioè, nel senso, il problema è che vogliono fare con questo corvo, sempre interpretato da uno degli Starsgard, eh, quello che ha fatto Pennywise. Vogliono Bill. fare Bill, un John Wick che non può morire. Eh, eh. Infatti eh. il trailer c'è questa quest atmosfera, cioè, ho fatto pure uno speciale su Screen Week su questa cosa, questa somiglianza con John Wick, con quel troppo là, perché effettivamente lui ci ha capito questo modo di... che se non sbaglio il corvo originale invece era un po' più elegante da questo punto di vista, era un po' più... Ehm, meno legato diciamo alla violenza bruta mentre questo qui è un po' animalesco dal trailer, ovviamente, è un po' animalesco, certo. un po' troppo, un po' esagerato, fine a se stesso. Il fatto che sai John Wick è interessante perché parte <coughs> da una premessa interessante e poi, soprattutto, John Wick può morire, quindi ti preoccupi per lui, no? anche se poi chiaramente cioè, ha una eh, durabilità e una resistenza pari a quella di Toretto in, in Fast and Furious, per quanto comunque John Wick si faccia male, invece, Toretto non si fa mai male. Quindi in realtà ce abbiamo già un corvo, ed è Toretto, eh, interpretato da Vin Diesel in Fast and Furious. Qua è già morto nel corvo, quindi sai che gli possono fare qualunque cosa e lui non muore. Quindi viene a mancare il, il fattore fondamentale in questi film estremamente action, estremamente violenti, in cui il protagonista si mette in delle situazioni allucinanti, ovvero il rischio. Se tu perdi... La paura, se tu perdi il fattore di rischio per il protagonista perché tanto lui è già morto, quindi gli possono anche far esplodere una granata in, in faccia e non gli succede niente. Perché io dovrei temere per le sorti del protagonista, se tanto so che essendo già morto non potrà morire di nuovo? Questo proprio a livello base no? de, de, mm -hmm. de, 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 della motivazione del personaggio, cioè quindi mi diventa inutile vedere questo film, lunga vita. John Wick, che almeno è mortale. Guarda, cioè nel senso il revenge movie oggi per me ha un senso fino a un certo punto, cioè a meno che non fai John Wick, allora sì, ha ancora senso. Esatto. Però se tu prendi un, Il corvo che comunque aveva una sua poetica in un certo senso, seppur comunque era un filmetto, diciamo, ammettiamolo, non era un film sempre cioè, stato era con, okay. è stato un calcio per tantissimi motivi, anche per la morte dell'attore protagonista, insomma, eccetera. Però comunque aveva una sua poetica, diciamo. Um, sì, sì, sì. È, uh, cioè, il fatto che tu mi fai un revenge movie perché il corvo in parte ha questi elementi. cioè, Oggi mi devi raccontare, e me lo fai così brutale, così, così manesco, già, già dal trailer. Allora mi devi raccontare una decostruzione del Revenge Movie, nel senso, me lo devi far vedere così uh, come se fosse un orso impazzito, <ride> e poi però uh, lui deve trovare la redenzione in se stesso, diciamo, deve scoprire il perdono o, o che so io, perché se no. Eh, se no, fai John Wick, eh, eh, allora eh, esatto, esisterà, capito? esatto, non, um, we don't need it. Uh, L'unica cosa su cui io non, non mi sono inalberata più di tanto, cioè, secondo me, è più interessante fare un discorso come l'hai aperto tu, su queste su queste. Um, su questi discorsi narrativi eventualmente perché una cosa che non mi ha fatto inalberare è l'aspetto che ha questo, questo personaggio perché molti comunque hanno sofferto, posso capire chi è molto affezionato all'iconografia all originale um, diciamo che sono rimasti molto turbati dal fatto che chiaramente Brandon Lee avesse questa, questo aspetto molto gotico molto dark um, e questa maschera bianca i tagli neri sugli occhi diciamo il trucco nero sugli occhi questi capelli lunghi l'impermeabile di, sì, di pelle eccetera eh, però nel senso quello era un immaginario che chiaramente veniva eh, in un periodo che aveva come riferimento il musicista maledetto, perché poi lui, il Corvo, è un musicista, cioè il Corvo, insomma, ehm, il personaggio che poi viene chiamato Corvo, ehm, è, è un musicista. Quindi c'è questo, questo collegamento, questo immaginario al musicista maledetto, no? Perché lui appunto torna dal Regno dei Morti per vendicarsi, eccetera. E il musicista maledetto negli anni 90 era il metallaro, era il goth, certo. capito? Quindi chiaramente aveva... Quell'aspetto lì eh, era chi faceva rock metal, era il demonio. Nel, tempo, nel periodo in cui il, il satanismo era visto come un, uh, la Blue Whale degli anni '90, diciamo un, un panico ingiustificato uh, tra i genitori che vedevano i figli ascoltare Marilyn Manson, e, mm, e quindi aveva senso che avesse quell'immaginario lì. Um, se tu lo devi proporre oggi a... ai ragazzi di oggi, creandogli un immaginario nuovo, basato su quello um, degli anni 90, non gli puoi proporre Bill Scarsgard vestito uh, e truccato come se fosse Ozzy Osbourne, capito? Ok, Perché ma semplicemente... poi è già stato fatto. Cioè... Devono anche rinnovarlo no? esteticamente il personaggio eh, nella nuova trasposizione cioè, live action per, per forza, forza perché sennò è uguale a prima. E quindi, e quindi per me ha senso andare a prendere quello che viene considerato oggi un po' il musicista maledetto: nel senso quello che i genitori non vogliono che i figli ascolti perché usano un linguaggio che per i genitori è spaventoso, dei concetti che, che, che sono spaventosi e poi i genitori nuovi siamo noi, diciamo siamo quelli più o meno della nostra casa millennial ormai e quindi eh, e non capiamo un certo tipo di comunicazione, eh, in parte facciamo più fatica a capire un certo tipo di comunicazione, quindi vai a prendere il trapper che, ehm, che è, perché a quell'aspetto lì eh, tatuaggi sul viso, quel taglio di capelli, è... Um, l'immaginario del trapper, del rapper più trapper però che rapper. E il nuovo musicista maledetto è quello, quello che adesso non ci sembra dissacrante. Ecco, ci sembra un penso personaggio se, dissacrante. Penso. penso se avessero fatto un corvo con l'aspetto di Joliet. <ride> Però sì, capito? Mi cioè, fa una paura, Jolie, proprio, che lo vedi, ti caghi in mano, instant. Vabbè, cioè, proprio un tenerone, commercialista però. di vent'anni, che cioè, ha gli occhiali da commercialista classico, cioè, No, però, capito, <ride> no. la kill, no, cioè, no, sembra ragione. un po' a Killer Lauro, capito? Più che Jolie, magari, che sì, lui ha uno... <ride> a spinto... Killer Lauro, sembra, sì. Killer Lauro. <ride> però, capito, eh cioè, c'è un po' più quella, quella vibe di Young Signorino, capito? <ride> no, no, sì, sì, sì. <ride> e secondo me, cioè, se lo vuoi adattare no, al musicista ma maledetto di oggi, sì. vai, ti vai sul trapper, non vai sul metallaro, perché ormai il metal non fa più paura, diciamo, non è più dissacrante, no. ha fatto il suo tempo in questo senso, e, e invece il, la trap in questo momento e quei personaggi lì sono molto controversi, capito? Sono ah. molto chiacchierati. Ah, sì. e quindi vai, vai a raccontare quell'estetica lì per... Per dare quel colpo. Infatti, secondo me ha funzionato perché tantissime persone si sono inalberate malissimo per, per, per non tanto per aver cambiato l'estetica del corpo, che ripeto, per gli affezionatissimi io posso capire questa, questa reazione di pancia, ma proprio per aver scelto l'immagine del trapper. È quello che proprio crea in molte persone ah, un fastidio incommensurabile. Così come ai tempi, ai ah, genitori degli anni '90, dava fastidio, nello stesso modo, vedere che. Che i figli andavano a idolatrare un personaggio vestito come un musicista goth metal, eccetera. Eh, sì, Guarda. <ride> ragazzi, non mi prendete per il culo, va bene. Avete anche voi dei gusti di me, sicuramente su certe cose. E io non li ritengo dei gusti di merda, ok però e <ride> quello giro è quello il problema. Ormai. Eh, ora prendete in giro, mi prendete in giro. Hai fatto il salto, hai, hai saltato la barricata, mi ha detto. Non c'è più ritorno per te, c'è niente da fare. Ma sarà prendetemi. un viaggio bellissimo, Beh. sarà un viaggio bellissimo. Prendetemi in giro, prendetemi in giro. <ride> Forse un po' me lo merito. E... Guarda, io prevedo... Per ricitare Rene Ferretti che ha avuto tanto spazio in questa, in questa live, Viva la merda! Dici che sarà una merda, sto corvo? Sì, hanno già, <ride> ha già raccontato tutto nel trailer e tutto quello che hanno raccontato era brutto. Quindi mi chiedo, mi sembra, mi sembra un film dei primi anni 2000 con quei i trailer spoilerosi. Ecco, mi sembra, mi sembra un film della Marvel della Sony sai anche tipo quando hai detto primi anni 2000 mi hai fatto venire in mente come si ti chiama tipo uh, quel film con Kate Beckinsale Underworld può essere. c'era un film con Kate ah sì che lei era vestitata tipo tut tutta di pelle sì. <ride> capito Dai, però era presciolone sì, capito sì, sì. era un po' no presciolone era un po' sì, di sì, sì. questi un po' tamari tipo ai tempi di Van Helsing Brava, oh, brava. Sì, cosa non ho fatto io, Jackman? Mi immagino sempre di uccidere nei ferretti. Io, Jackman, che si guarda indietro e dice: Mamma mia, la monnezza che ho fatto. Che era una vampira che cerca di proteggere uno studente di medicina dai licantropi che stanno provando a creare una nuova specie ibrida. What? Bellissimo, cioè. Adattato da Romeo e Giulietta, Sequel Underworld Evolution nel 2006. C'è stato pure un sequel. Sequel Underworld Il risveglio 3:33. E comunque non hanno superato il terzo, capito? Come stanno facendo questi pazzoidi <ride> di Matrix inspirati. Che Veramente. cazzo. Anzi, era Underworld il risveglio 3D, ragazzi. 3D, 3D ma Quell'infelice quell periodo in cui era uscito il 3D al cinema, veramente. Madonna. Ancora ci che... provano ogni tanto. Col 3D in sala, non si può fare. E ragazzi. poi è uscito pure Underworld Blood Wars nel 2017, alt. Ragazzi, ma veramente, ma Pirati dei Caraibi cosa? Nel 2017 Pirati dei Caraibi stava soltanto al, al quinto capitolo, mentre Underworld... Era il, era il quinto capitolo pure Underworld, ma quanti, quanti film hanno fatto? Ma si vola! Ma questo è diventato, non sapevo che c'era questa lore su Underworld, cioè è diventato tipo... Mm, come dire, il binario parallelo di quel periodo in cui hanno fatto 300 sequel di Resident Evil che hanno cominciato nei primi del 2000 con il primo con Mila Jovovic, che era una cosa catastrofica, yeah. e poi hanno continuato a fare Resident Evil su Resident Evil uno peggio dell'altro. <ride> Io ho comunque una sì, delusione la a fotonica ad andare a vedere. Io ero una fan di Resident Evil dai tempi che fermati, delusione fotonica ad andare al cinema e rendermi conto che i protagonisti, che anche lì hanno fatto come Fallout, cioè prendere dei personaggi della lore di Resident cioè del world building di Resident Evil, ma non i protagonisti veri di Resident Evil, questa cosa mi aveva distrutto perché non me ne fregava niente di Miraiovici, io volevo vedere Jill Valentine, Claire Ralph. Claire Redfield e Leon Kennedy su, su quel cavolo di schermo e vedere con quali da quali attori l'avrebbero fatto, fatto interpretare forse c'era una Jill Valentine a un certo punto o una che doveva essere wannabe Jill Valentine ma è inaccettabile che la protagonista fosse una Mila Jovic qualunque, Alice ci sei Nel fatto, prendi Mila Jovic ma gli fai fare Jill Valentine cazzo vergogna assoluta vergognatevi Comunque, per chiudere la parentesi, allora, il primo Underworld l'abbiamo avuto nel 2003, poi nel 2006 Underworld Evolution, poi nel 2009 Underworld La ribellione dei Lycans, o Lycans, credo sia Lycans, poi nel 2012 Underworld Il risveglio e nel 2017... Abbiamo avuto Underworld Blood wa Wars, incredibile. E, blood da guarda, dopo Matrix 5 e Pirati 6, guardate che da un momento all'altro non annunciano Underworld il risveglio delle cozze. Guarda, eh? secondo me, <ride> <ride> sì. Secondo anzi, me... essendo underworld, essendo under sono le gozze attaccate al culo <ride> <ride> under, esatto Sottami sottamente sottamente sottamente, <ride> sottamente, va bene, io direi che di stronzate ne abbiamo sparate abbastanza in, nelle ultime tre ore abbiamo detto anche delle cose carine, dai anche delle cose carine e okay. si è fatta la mezza noces Giulia domani si deve alzare presto, anch'io, ma Giulia si deve alzare prima di me. Quindi, e chissà, poi magari vi sveleremo anche perché. No? Chissà. 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 Secondo me dovreste seguirci su Instagram domani, potreste vedere sì. delle cose. E esatto. <ride> chissà però, chi può chissà. dirlo. Boh. Chi può dirlo. E con questo noi vi salutiamo, amigos, <ride> e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo con... Cosmorox esatto. Eh, esatto, non abbiamo idea, ovviamente, come al solito di chi parleremo, qualche cosa ce la inventeremo. Tanto noi ci mettiamo qui, apriamo la bocca e vi regaliamo le nostre perle per tre ore filate, così, senza prego. interruzioni, prego, prego. non c'è di che. E <ride> sempre umili fino all'ultimo, <ride> e, e eh, poi in settimana va bene, io vi continuo a lanciare piogge di shorts e reel. Con Giulia invece, che fate? Che cosa fate? A parte questa incredibile live del, del weekend che ormai ci ha promesso, e adesso aspettiamo trepidanti. Oh, me l'ha promessa lui, eh, quindi la faremo. E, eh, eh, dobbiamo capire: storie assurde, se lo facciamo oppure no? Non mercoledì, perché mercoledì sera non ci sono, forse venerdì, non lo sappiamo. Vediamo. Seguitemi su Instagram, così saprete tutto. Perfetto. Bene così, grazie, chat. Vi si vuole molto bene e queste sono le parole finali che io dico ogni volta mentre sto cercando l'altro sotto mano. Vedo per... che stai cosando cose. Eh, esatto, so, lo sto proprio facendo esattamente quello. E, eh, buonas noches.